Bestiacce, bentornato, incredibile ma vero. Vieni col routine che ho fatto. No, non l'ho sentito. La digestione, eccoci qua, bentornati in questo incredibile live sequenziale. Attenzione, però abbiamo una notizia straordinaria, una cosa da dire all'ultimo minuto. Il successo ci ha cambiato. Il successo ci ha cambiato assolutamente, ma soprattutto la Microsoft con il modello, con asso pescatutto, ha deciso di comprare anche Netflix. Così a caso. Così, notizia dell'ultima ora. Microsoft ha deciso di comprare anche Netflix. Incredibile, incredibile. Ma perché non compra pure noi? Cioè, ma c'è questo stile americano. Mi immagino proprio il texano col cappellone, gli occhiali Ray-Ban, sì, che entra con i baffoni. Lo compro. Con gli stivali a serpente, proprio con il cobra che venga fuori così, proprio che sente tin, 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 quando cammina, si apre la porta. Lo compro col sigaro in bocca e acquista tutto, è allucinante. Bisogna fermarli questi ricchi. Attenzione, leggo specificatamente da everyeye.it: nuovo gioco, un nuovo affare per Satya Nadella, il CEO di Elon Musk, il CEO di Microsoft, potrebbe essere sulle tracce di un nuovo colosso da assorbire a suon di milioni. Solo milioni, solo milioni Netflix vale, strano. Fa cagare. E invece insomma è incredibile. Allora, no, ma infatti è molto meglio Amazon Prime, ragazzi, ma di che stiamo parlando? Amazon Video batte di gran lunga Netflix, quindi voglio dire, insomma, noi il nostro l'abbiamo fatto. Prime, bentornati col Prime, vi ricordo che col Prime, eh? Col Prime, avete Netflix in omaggio. No, avete con Prime Video potete, vabbè ragazzi, lo sapete, vi potete iscrivere a un canale gratuito su Netflix. Ragazzi, dai, per favore, potete iscrivervi a Coop TV. Ma magari attenzione, una mail della Microsoft, ci vogliono comprare. Attenzione. Anzi, ci hanno comprato. Attenzione, ma cos'è uno di quei sondaggi che fai per avere quei 0,5 centesimi al mese in più perché hai recensito l'ultimo ristorante dove sei andato? Incredibile. Quei 3 centesimi li uso per shoppare sui giochi mobile. Io mi ricordo quel periodo oscuro della sua vita, ragazzi, dove il maestro si compariva la sera quando ci si incontrava per bere, compariva e diceva: ragazzi, ho fatto 300 recensioni su Google e adesso mi ha dato 30 centesimi. Io fossi in voi, mi ci butterei a pie pari. Sono soldi, ragazzi, tutto fa brodo. Incredibile. Tutto fa brodo. Portone, Leila, Yalex, Jadux, Garold, Giorgia, poi chi altro c'è? Di più, voglio di più. Giugiolag, Samorevole, Aurora, Shame Girl, quante donne? Dove sono i piselli? Scriver, Helsin, il timidone, Laila, avete sentito? Clippate questa cosa e fatela girare per il web. Angela, Federico, Belwida, Uomo Pizza Ananas, Marcraft, Imperius Professionista, incredibile, professionista, ma senza lavoro. No, Loro, professionista, Cyber Hail, Carrot Kaki, Daxin, Fattore, Red Riot, Sishin, poi chi altro c'è? Chi altro c'è? Disagiato. I Daxin dobbiamo parlare comunque. Alieno, scusatemi, Verdlux, poi Iaco, ciao, mi chiamo Brian, Neutr, IJFBS, vabbè, non è possibile, non ce la fa. Mara, Pino Real, Diuturi, poi Zidiplo, Cinax, ancora, poi Marcus, Nicolas, Mara, l'ultimo, Gran Zero, ciao. Te lo ricordi Nicolas in Bloodborne? Purtroppo sì. Ah, per quello è il motivo per cui non ho apprezzato Bloodborne. Ah, fai te. Bentornati, bestiacci. Sì, ma non iniziamo a parlare di Bloodborne perché mi hai rotto i coglioni. Da quando è uscito? Quando è uscito sto cazzo di 2015, gioco? 2015. Bene, dal 2015 che mi caghi il cazzo con Bloodborne. Basta. È giusto. Madonna santa, non è neanche poi così bello. Allora oggi, oggi ragazzi, giochiamo. Vabbè, ho vinto il gioco dell'anno, Bloodborne no. Oggi giochiamo a Valheim. Questo fa capire molto di come funziona il mercato ludico, perché comunque non parliamo del gioco dell'anno perché sennò ma è proprio oggettivo che Bloodborne sia migliore di Elden Ring. Eppure Valheim Mistlands, perché si chiama così, hanno cambiato il nome. Oggi giochiamo a Valheim Mistlands. Tu c'è un misto Valheim, Svartalfheim e tutti i Heim che ci sono in God of War più Valheim, non sto capendo più un cazzo, quindi abbiate pazienza se ogni tanto canno i nomi. Detto ciò, smettetela attenzione. Smettetela di scrivermi
su Telegram in privato perché non vi rispondo. Basta. Non è vero, ragazzi. Cioè, non basta, vi rispondo. Abbiamo fatto un canale Telegram apposta. Spammate il canale Telegram in chat. Grazie mille. E se parliamo volessi, se volessi lì. Se volessi rispondere a dei messaggi inutili, mi fidanzerei, ragazzi. Quindi. Incredibile, ragazzi. Quindi tu sei single per scelta, ci stai dicendo questo, maestro? Sì, certo, certo. Avete visto? È proprio un cialdone. Dei messaggi dove non vi di, non ci diciamo nulla, mi fidanzerei, ragazzi. È proprio un maschio alfa, incredibile. Quindi mi raccomando, su Telegram alle cose private non rispondo. Perciò utilizzate il canale Telegram apposito, che lo trovate ovunque. Esatto, esatto. Quindi, ok? Tra l'altro, è soltanto per i sub. Perché io so che molti di voi, quelli che mi scrivono, non sono sub e cercano di contattarmi e io non rispondo, ma non perché sono stronzo, ragazzi. No, perché sono entrate nel circolo, non potete parlare con noi. No, ma non per questo. Il successo ci ha cambiato. Guarda, ecco, il successo ci ha cambiato. In parte è vero, ma non è quello il fatto. Di per sé, ragazzi, non posso rispondere a tutti, non ho voglia di rispondere a tutti, non mi scrivete alle 3 di notte, andate a fanculo. Con tutto rispetto, perché se mi scrivete anche degli orari, io non parlo di te. Tu sai chi cazzo sei, hai rotto i coglioni. Certo, proprio tu, inizi tu. Con la L, hai rotto i coglioni. Non dico con la L. Sì, con la L, hai rotto i coglioni. Continua cazzo a scrivermi, esatto, Daxin. Continua cazzo a scrivermi a orari improponibili. È una certa impazzito, mi ha inviato una quantità di emoji una dietro Daxin, l'altra cercando la risposta. Ho bloccato l'utente e ho chiamato le autorità competenti. È un modo molto molesto di giovani per attirare l'attenzione. Oppure ha tirato subito l'attenzione, ha tirato la mia ira. Sai che mi fa morire? Quelli che o su Instagram o su Telegram ci mandano i memini con la nessuna risata. Ma guarda, cioè, che allora. Ma no, è inquietante questa cosa. Allora, cioè, Andrea, nuova regola: se becchiamo lo stalker sui social come Telegram, eccetera, che ci rompe il cazzo, verrà bannato su tutte le piattaforme del canale. Facciamo così, va bene, rintracciamo questa persona e lo bagniamo da tutte le un'altra cosa ragazzi, e sempre nel gruppo non taggateci in modo ossessivo perché mi rompete il cazzo comunque. E Star, stiamo parlando con te, figa, che mi tagli ogni 5 minuti. Che cazzo di spade laser, giocalo il gioco, perché lo chiedi su Telegram, cazzo, porca puttana. Giocalo, bentornato, ci sei in live? Ci sei o non sì ci che sei? Live. E allora, certo che live. Ciao Star, bentornato, è un piacere. Porco Giuda, l'hai pagato il gioco, giocalo, non chiederlo su internet. Ma qui è pieno di ragazzi che non hanno niente da fare. Comunque vi vogliamo bene, bestiacci, grazie per il supporto. Però veramente un pochino di... Cioè, noi ovviamente un scherziamo. Un po' meno. Però un po' meno, no, non potete rompere il cazzo. Tutto il tempo, con i messaggi a tutte le ore, dai su. Quindi stasera Valheim, stasera continuiamo la survival, siamo in tre gatti come al solito ormai perché questo è un canale morente, ma non importa, non importa perché ci buttiamo con divertimento e con affanno in questa avventura dove il nostro scopo è quello di sopravvivere, costruire e direi nidifichiamo e cerchiamo di costruire il nostro impero Vaiokingo e forse fare anche le boss fight, chi è? Cestino, grazie mille. Pronto, sto per sboccare, mi sa che ci siamo. Vai Andrea. Ci siamo, il ban, vai. Ah, perché se vomiti vieni bannato? È certo. E proprio sparisci, tipo oltre Thanos. Oltre il danno la beffa. Incredibile. Userbrook, grazie mille bestiaccia. Tra l'altro ho visto un video interessante dove uno cercava di fare un growl, di un urlo metal e vomitava nel mentre. Quindi è venuto fuori questo gargarismo incredibile. No, è stata una oggi cosa in di... poi, oggi in poi appena vomiterà qualcuno bannatelo, ragazzi. Incredibile. Avete già fatto i salutelli? Assolutamente sì. Partiamo, let's go. No, ragazzi, siamo un canale morente, ma è evidente. Cioè, anche in single player? Cosa? Sotto gli occhi di tutti. No, ma ragazzi, ma questa è colpa vostra di TikTok? È certo. Bellissimo sto video, come lo descrivi? No, non era bellissimo. Allora, partiamo, vi lo descrivo al volo mentre sta caricando il gioco. Allora, siamo in India. No, fermi. Beh, tutto un progetto. Ho detto soltanto il posto, non iniziamo. Tutto un programma. Siamo in India. Parte anche la musica di Valheim sotto che descrive il tutto. Tipicamente indiana la musica di Valheim. Sì, tipicamente indiana del posto. Siamo in India, dal bagno di questo cesso pubblico esce quest'uomo, un ragazzo giovane, avrà avuto dai 15 ai 45 anni, perché lì non si riesce a capire l'età.
esce dal bagno, guarda la telecamera, inizia ed esce fuori di tutto e basta. Finisce il video così. Parte la musica metal di sfondo, non si sa bene quale sia. Mettila su Telegram. Ma non l'ho visto, l'ho scrollato su TikTok. Ma che cazzo, io non sono social. Come voi, le cose belle me le tengo per me. Cosa ne pensi? Mica le condivido io. Cosa ne pensi delle Igor che fanno al microfono? Non lo so fare, ragazzi. Quelle fanno. Andrea, che cazzo di problemi hai? Ce n'ho tanti. Cosa sono, scimmie? Cosa devo fare? Che cazzo vuol dire fanno al microfono? Che cazzo vuol dire? Io le UV girl. Allora si scrive UV. Aspetta che non sento un cazzo, c'è un volume della Madonna. UV, ragazzi. E cosa fanno? Guarda la chat che mi capisce. Guarda. Ma che cazzo vuol dire? Cos'è che ripetete i suoni? Che fa questo? Che cazzo vuol dire? Ma quando gli alieni verranno qua, una volta che noi saremo morti, sterminati dai meteoriti, dai dinosauri e Albano che l'aveva predetto, quando verranno qua e analizzeranno le vostre scritte digitali, i vostri dati e leggeranno sta roba, ma cosa cazzo capiranno? Niente, diranno: beh, ma è normale che si sono estinti. Cazzo, dove dovevano andare? Volevo una tua opinione su questo nuovo tipo di intrattenimento fatto da. Ma descrivi, non capisco cos'è. È un suono, praticamente fanno. Al microfono e a quanto pare eccita la gente. A me sembra una station wagon che si chiude. Una station wagon che si chiude. Quando fai. Vabbè. Eccita la gente. Eccita te, brutto maniaco del cazzo. Perché se tu guardi sto programma, questo contenuto, è perché lo vuoi vedere. Non lo fai bene, ragazzi. Non, come ci fa sta a farlo bene? C'è una cosa che mi impedisce di farlo bene. Il cazzo. Allora, inizia server. Sì, la password, Andrea, te la ricordi? Sono sempre quei famosi 4 numeri. 6. E ride. È felice. Dammi il cazzo di invito, non perderti. Sarà a perdere. Vogliono essere carine e coccolose, ma mattoni in faccia da piccola. Allora, la famosa frase, te la ricordi la famosa frase? Non c'è nessun motivo di picchiare una donna. Allora, ci stiamo entrando. Non so, Twitch, non so che cazzo vuole fare, non so. Aspetta, Twitch, fai un passo indietro, aspetta. Sì, mi faccio un attimo un passo. Stiamo entrando in un discorso scivoloso, se vuoi mi fermo. Ma vedi tu. No, ma non è niente di strano, so per dire. Io penso che se mai venissimo bannati, ci sveglieremo esattamente come si è svegliato il mio personaggio, in una radura, ed era tutto un sogno. Non ho detto niente di male, comunque, non c'è nessun motivo di picchiare una donna. Come non c'è nessun motivo di picchiare un uomo, in realtà. O no? Com'è che si fanno a lanciare le armi? Figa, io ho in mente God of War adesso. È la fine. Ma dove cazzo siamo, Andrea? Vabbè, ti invito. Ti invito a guardare o invito a una lobby? Cosa vuoi fare? Mi piace guardare. Incredibile. Un sogno orribile. No, beh, perché è stato un'avventura. Non va shift tab. Perfetto. Andrea, quando avrai voglia di giocare con me, fammelo sapere su Telegram con un messaggio privato. Grazie. Ma mi banni? Assolutamente sì. Ok, eccoci qua. Ah, forse avevamo fatto una... Cosa dobbiamo fare? Dobbiamo cercare delle risorse. Ah sì, sì, dobbiamo trovare... avevamo trovato... Ho letto Peroni, invece ho scritto Dungeon, perfetto. Abbiamo raggiunto i limiti, ragazzi, dell'umano. Sì, è vero. Dobbiamo cercare un altro dungeon e prendere altri cuori di Sturling, che non è mai Sturling, è Surtling, però vabbè. No, i nostri tempi lo chiamavamo cuori di Surging. Perfetto. Meno male che il dislessico però sono io, quindi il problema direi che parte anche da te a sto punto. Posso tagliare quest'edera? Posso tagliarla? Che figata. Parli così? Ma perché parli così? Che cazzo di problemi hai? Non entrare più in gioco, lasciami in pace. Che cazzo di problemi hai? Spiegami. Ma qua c'è un letto, perché? È il tuo? Ma è il mio? Se vuoi ci faccio qualcosa. Vuoto. Chi è? Chi è quest'uomo? Incredibile. Sembri proprio un vichingo della Marvel, che a guardarti sembri tutt'altra roba, però eccoti qua nel film. Wakanda, e noi dobbiamo per forza dire sì, va bene, ok, Wakanda, accettabile, Wakanda perché questo è quello che richiede il 2022. Andiamo avanti. Hai visto che molta gente sta tipo morendo in sala mentre va a guardare Avatar? Non sto scherzando.
hanno registrato morti sospette. Ma in cosa sala. Cazzo vuol dire? Te lo giuro, non so scherzare. Tipo il Death Note. Ovviamente, il Death Note alle famiglie, è un Death però, Note, è un famoso Death Note. È una roba misteriosa che sta succedendo in America, comunque nel mondo. Ma misteriosa di che? Va lì, bombati di zuccheri, non dormo da 4 ore, presi dall'hype per vedere il film. Forse in quelle 3 ore muoiono di infarto perché si scolano 5 litri di bevanda gassata, magari per quello, ipotizzo, però. Cazzo. Ma se tu sta zitto che ti bevi il liquido dello svapo a colazione e c'è buon sapore. Buono. Io lo berrei. No, non allora, fatelo. Qua c'è del rame. Oh, grazie. Finalmente collaboriamo. Vuoi che lo metto nella mappa? Mettiamo nella mappa. Scava, che cazzo metti nella mappa? No, ci mettiamo una vita, aspetta. Ramen. Deposito di ramen. Sì, ma dai, non ce la faremo mai, poi. Dobbiamo tornare a casa con sta roba. Oh no. Non l'ho preso. Vai, picchialo. A posto, è andato. Andrea, ma dobbiamo cercare prima i cuori di... Presti me un'auto. Sì. Finisce la pubblicità. Incredibile. E beh, oh, su commissione. Oh, queste case enormi. Guarda che bello con la nebbiolina. Che figata. Wow, ma questi scorci che regala sto gioco non li regala nessuno. Guarda che bello, ragazzi. Dove cazzo siamo finiti? Bellissimo. Non lo so. È Wyoming. È bellissimo, è semplicemente bellissimo. Che? Ah, c'è pure la porta. Ma cazzo, non è male però qua, Andrea. Facciamo un villaggio. No, qua. Non ci provare. Vabbè, basta rifare il tetto ed è tutto pronto. Incredibile. Sicuramente è venuta meglio di quella merda di casa che mi hai fatto costruire. No, in realtà è stata lasciata a sceglierla di verla lì. Ah, tra l'altro, ragazzi, esatto, qualcuno di voi mi ha scritto, sempre su Telegram, tipo per 15 volte, togli i sondaggi a schermo, mi danno fastidio. Ed ecco che quindi vi annunciamo che raddoppiamo i sondaggi a schermo, sì. Li mettiamo sopra e sotto, quindi non vedrete più la parte centrale dello schermo, e basta, questo è quello che volevo dire. Ragazzi, non mi va bene una minchia, però. Cioè, ci sta a lamentarci, Cosa hanno messo? Incredibile. Come cazzo si chiama sta roba qui? Cosa? Esci di casa, esplora il mondo e vedi e scoprirai cose nuove. Guarda che bello, hanno messo il robo lì, il Midsommar lì, non mi viene il nome tecnico. Ma no, c'erano due coglioni. Perfetto, ha 500 anni di cultura è arrivato lui, poi è arrivato lui oltreoceano, sembra due coglioni. Io dico le cose per come stanno, comunque dovremmo tornare a casa a dormire. Non c'è bisogno di dormire, Andrea, non c'è bisogno di dormire. Aspetta un attimo che ho lasciato aperto Telegram e le notifiche mi stanno rompendo i coglioni. Chihuahua. Ok, cerco su qua. Andrea, dove sei? Andiamo, procediamo. Dobbiamo trovare... Ma l'avevamo visto un altro... Sono abbastanza sicuro. Oh, cazzo, scheletri. Ci siamo. È qua, Andrea. È qua. Aspetta, ce l'hai dietro, ma sì. Che cazzo Andrea, fai? Andrea, aspetta, che fa malissimo. Ci sono anche gli arcieri, Occio. È certo. Abete. Vado. Ebete? Ah no, abete. Dite che mi ha visto? Parrebbe di sì. Aspetta che mi sta malmenando un attimo, magno. Io uccido gli scheletri, che non so che dove cazzo stia andando. Uccido gli scheletri al cinema. Dobbiamo scendere, Andrea. Dobbiamo scendere. Aspetta, c'è il nano grigio, mi ha salvato. Che cazzo succede? Ma quanti minchia sono, Andrea? Sei fuori? Sono tantissimi, perché così tanti? Ah boh. Ci sarà uno spawn sicuramente. Aia. No. Figa, no, Andrea, fanno male cane. Ma perché levano ancora così tanto? Cioè siamo ancora così scarsi. Più o meno. Allora, qua il loro numero non conterà un cazzo. Infiliamoci in questa casa. Vai. E martoriamoli, sei pronto, via. Ce ne va. Niente, impossibile. E infatti, vai, continua. Vai. Ah! Eccolo. Lo scheletro con le frecce, c'ho 9 vite. Un gatto, c'ho 9 di vita. Aspetta, quello con le frecce ha rotto lo schema. Esco. Non esco. Andrea, no. Figa, moriremo entrambi. No, io resterò qui. Muoviti. Mi sta rompendo lo schema. Lo scudo, ho 4 di vita. Me ne vado, fidati. Dobbiamo trovare il rame. Farci l'equipaggiamento di rame. Un altro scheletro, aiuto. No.
Cazzo, ah, è vero che devo venire a nuoto. No, mi sono buggato nel tetto. Oh no. Mi ricorda qualcosa. Mi ricorda qualcosa. Vattene, idiota! Ok, ok. Calmi. Buoni. Calmi. È tutto a posto. Guarda qua. Vinto. Ho vinto. Io mi sono buggato nel testo. Sì, no, ma come al solito non fare niente. Oh Cristo, pensavo fossero bellissimi occhi di lucciola, invece erano dei nani. Facciamo gli non posso fare niente, sono praticamente inglobato. Non si muove neanche il personaggio. Rifacciamo sempre gli stessi errori di un anno fa. Non siamo cambiati, Tu non sei cambiato. Capito, tu come riversi i suoi sbagli su di me. Torna a casa e vieni ad aiutarmi, per favore. Lessi. Ce l'abbiamo fatta, ragazzi, Oh, bello sto bagno. Sono incastrato qui. No, ok. Intanto io mi faccio i cazzi miei. Andrea, anche ma non puoi rompere, perdonami. No, praticamente anche se tocco Waz, il personaggio rimane frisato così in aria. Waz. E a sto punto Andrea sollevo la casa, che devo fare? Cioè, nel senso, sollevo i muri della casa, non è che sollevo la casa, che cazzo sono? Rompere il pezzo di tetto dove sono inglobato e mi liberi. Cosa sono, un action man? No, sollevo i muri della casa, non è che sollevo la casa. Chiami i pompieri, Le fondamenta stesse, non c'erano nel tardo medioevo. Che vuole sto qua? Nell'antico impero romano c'erano i pompieri. Mi ha menato, ho 29 di vita. Ho avuto 29 motivi per sopravvivere, a differenza sua. Dov'è che sei? Sei troppo lontano, Andrea, i soccorsi non possono raggiungerti. Oddio! C'è una casa, porco Giuda. Mi fa molto piacere, quindi? Devi tornare a casa e sarai liberato. Ma scusami, non puoi in nessun modo provare a sbagliarti? No, è buggato, non posso. Non puoi metterti in crouch e uscire di 4-4? No, la crouch è contro. Tu non hai provato nulla. Tu hai visto che sei bloccato, ti sei fermato e ti sei arreso. No, ma mi sono arreso perché sei arrendevole di natura. Non si muove proprio il personaggio, è proprio... Andrea, io sto perdendo tempo, risorse e voglia. Finisce la serie di Valheim alla quarta puntata. Per colpa tua. Per questo problema, sì, io te lo dico già. No, per colpa sua, ragazzi. Per colpa tua. Devi tornare indietro e liberarmi. Nulla di tanto complesso. Poi dormiamo e il giorno torno a prendere la mano. Nulla di tanto complesso, se non fosse che la casa è in mezzo all'oceano. Beh, tu l'hai voluta in mezzo all'oceano. Ma santo Dio. Andrea, esci e rientra. Effettivamente. No, dovresti rinvitarmi. Però potrebbe essere sensata come roba. Per me l'avevano già fatto ai tempi. Sì, per me non funziona. Guarda come si inventa palle. Quando balbetta, ragazzi, vuol dire che è una bugia. Sì, sì. A breve, ragazzi, uscirà la mia guida su come interpretare il maestro. Sono uscito, rinvitami adesso. Diventa il maestro del maestro. Rinvitami, vediamo se mi sbaggo. Aspetta, mi devo nascondere. Dov'è che è? Mostra a tutti gli amici. Adesso mi ammazza. Invita la lobby. Ce la fai? Ok, allora. Ok. Gli metto la password. Sto arrivando. Ci sono. Lupo, grazie mille. Rotu Valhalla. Ah, grazie a The Python per i 50. Perdonami, bestiaccio. Ho visto adesso che non ho notifiche che a volte vanno, a volte no. Incredibile. Vai nella torre remota dove Rapunzel è buggata? Sexy Tommy, che c'hai stasera? Che preso il down. Non riesco a rinnovare la sub, consigli? Non saprei. L'errore penso parta da consigli passa schiva. YouTube. Schiva. Te lo ricordi il famoso schiva? Schiva. L'hai inventato tu. No, non l'hai inventato io. Toh. Oh, mi sono buggato. Veramente? Sì, però sto per rimorire. Cioè, sono entrato qua, sono arrivato fino a qua. Dormiamo, vieni qua, dormiamo. Tu lo sai che non ti accompagno, dov'è l'inventario, vero? Non me ne frega un cazzo. Sono cazzi tuoi, veramente. Non me ne frega nulla, dormiamo però, così almeno. Sì, tanto rifarò la casa, ragazzi, la faccio più alta perché sennò veramente ci... Dormiamo, non mi fa entrare. Quel sono cazzo bagnato, di fuoco, non posso. Quel cazzo di fuoco di merda. Quel cazzo di fuoco di merda sul Stai pavimento. Molto calmo, E mi piaceva tanto quando ci siamo sposati. Adesso lo odio, mi fa schifo. Aveva ragione mio padre, non devo sposarti. Allora, intanto distruggo casa. Ah, la tua moglie dice queste parole e tu demolisci casa. E certo. No, vieni a dormire. No, è notte, non c'ho voglia. Fallo di giorno. No, lo faccio quando cazzo c'ho voglia. Lo devo fare io, lo faccio quando cazzo c'ho voglia io. Vai a dormire. Vai a letto.
Così, ragazzi, almeno ci alziamo e si riesce a fare tutto quanto. Guarda. Falla anche di là. Guarda che struttura. Guarda i valori tradizionali italiani. Aspetta che roba, aspetta. Aspetta, così. Verrà una casa strana, ma verrà. Strana, ma verrà, ve lo prometto. Allora. Lo famo strano. Bisognerebbe però aumentare all'incirca. Sì, no, però questo dovrebbe però. Aspetta. Ma non va bene. Andrava rifatta tutta la casa. Bisogna rifarla. È proprio un ingegnere. Bisogna guarda. Rifarla completamente. Mi dispiace. Vabbè, io me ne vado. Ciao. Mi dispiace. Se ne andò. Vado a recuperare la mia roba. Vuoi una finestra qui? Beh. Bene. Voglio la cucina a vista. Il mare allora, è calmissimo. Ma io non so neanche se ti faccio vedere la luce del giorno. Quindi cucina a vista un cazzo. Attenzione. Tu ti metti dentro e fai quello per cui ti ho comprata. Sei proprio un marito di altri tempi. Allora qua dove cazzo? Qua. Ah vedi si può. Ma allora. Vabbè, viene strano ma viene. In un modo o nell'altro. Sì viene strano ma viene. Sistemo io le cose. Tesoro. Aspetta facciamo così. È proprio vero guarda. Facciamo così. Ce l'ho fatta? No. Che cazzo ho combinato? Ah sì, no, ce l'ho fatta invece. Sono fuori, sono dentro o sono fuori? Non so, non sto capendo. Così. Qua ci sono in mezzo io, non va bene. Non vedo nulla, adesso finirò nel fuoco. Facciamo così. Perfetto, questo va distrutto. Ok, ottimo. Attenzione che cazzo devo... è quella roba? Giorno 9, giorno... Ah, sono le morti. Ah, sono morto il giorno 9 e sono morto anche il giorno 11. È incredibile. Allucinante. No, qua non voglio le finestre perché altrimenti ho gli spifferi sulla fronte. E questo, giralo. Abbiamo belle pretese, eh. Voilà, perfetto. Ottimo. Ho visto Marco Togni avventurarsi per il Giappone. Perché ancora, a quanto pare, è ancora rimasto incastrato lì. Ciao, era da un anno che ti aspetta. Elegante. Oh ragazzi dai alzata così non è male. Guarda quasi quasi tengo la mia parte alzata, la sua parte scoscesa. No tu di scosciato non tieni niente. Ok facciamo così. È strana ma stica. Facciamo così. Guarda la facciamo a tipo Hobbit. Bella. Rotonda dovrebbe essere Hobbit. Tipo sì no tipo ondulata fa schifo. Non la vedo ma fa cagare lo so. Adesso vado dalla live, fa schifo, cambia. Chiama il mio arredatore. Devi avere pazienza, l'arte si... L'arte chiama l'arredatore. Mi sta per uccidere un cervo. Ma ti stai prendendo le robe, Andrea? Sto andando, ma mi sono perso. Però... Allora, poi io direi di mettere anche qui un po' di legno. Ecco, andiamo a creare la struttura. Ma dove cazzo eravamo? Dove cazzo eravamo? Pare la trama di un nuovo film di Aldo Giovanni e Giacomo. Invece, ragazzi, è la vita vera. Dove cazzo eravamo? Questo è il neorealismo. Con questo titolo siamo fieri di annunciare il primo film targato Coop TV in uscita 2023 nei migliori cinemi della vostra città. Durerà 3 ore come Avatar. Annoierà il doppio. Spero non faccio perché è pieno di video di gente che rimane addormentata, rimane intrappolata in sala, gente che dorme durante i titoli di coda. L'hai vista quella scena che c'è tipo una sala dove almeno una quindicina di persone durante i titoli di coda, anche con le luci accese, stanno dormendo? Incredibile. Già il primo era una merda. Perché bisogna andare al cinema a lamentarsi? Questa cosa mi fa incazzare. Ma io non ci vado e mi lamento. Ok, vabbè, tu sei sbagliato e va bene. Ma chi di essere sbagliato. Ma una persona che comunque, cioè, nel senso, vabbè, se non ti piace il film, ma che cazzo ci vai a fare allora? Rompere il biglietto magari con buone aspettative, il film fa cagare e lo critica giustamente. Sì, ma già che ti addormenti i primi 10 minuti, vedi proprio che non te ne frega un cazzo, allora, perdona. No, vuol dire che il film fa cagare. Mi piace come composizione, ragazzi, un po' storta, ma si fa. Secondo me è molto Mi sono fatto lo scheletro. Mi sono fatto uno scheletro al cinema. Vedi? Quello è un film da vedere. Io e le mie passioni strane. Una nuova rubrica di allora, Andrea. Il primo capitolo. Io mi sono rotto il cade. Allora, dove cazzo eravamo il primo della trilogia? Mi sono fatto uno scheletro il secondo.
Il terzo devo ancora deciderlo. Comunque allora, io mi sono rotto il cazzo di trattenermi, perché su internet la gente poi ti rompe il cazzo per il famoso buonismo di merda. A me il primo avatar ha fatto cagare e fa cagare tutto. Ma non è, ma è un gusto, che cazzo c'entra il buonismo? Ma no, l'avrai diritto. Film di merda, non è un gusto, è un film di merda, basta di Fefe, è un film del cazzo. Non è vero, non è un film del cazzo. È un film di merda. Non sono per niente d'accordo. È buono solo perché ci sono gli uccelli grossi. Non sono per niente d'accordo, ragazzi. Non sono per a me niente d'accordo. Il primo avatar fa cagare. Il secondo sono fiero che lo stanno riempiendo di merda. Perché questo dimostra che anche se ci spendi 200 miliardi su un film, se fa cagare, fa cagare. Punto. Minchia, che ragionamento del cazzo. No, ragionamento giusto. Ma ho sbagliato. Non so se ho sbagliato o no. Non so se ho sbagliato, ragazzi. Ho sbagliato? No. Ho fatto dunque giusto. Credimi. Datemi un attimo di tempo. Non per niente, ragazzi. Per me Avatar, per me è il primo Avatar. No, ma che cazzo stai facendo? Ma vai a prendere un po' di legna, qualcosa. Cioè, io sono qua da solo mezz'ora a costruire. Prendo... Sei a perdere tempo a guardare la chat. Vai che dobbiamo giocare? Stavo raccogliendo raccolto. Ho 15 di cuoio, grazie a questo uscita. Allora, c'ho il cibo però. Vuoi il legno? Cibo, legno, cosa vuoi? Dimmi cosa vuoi. Cosa vuoi, tesoro, dimmi. No, niente, ho fatto da solo, grazie. No, il legno, porta un po' di legno, dai. Ho sbagliato. Allora, io il primo Avatar lo considero come Interstellar. Tutti che dicono che Interstellar è anche bravo, Interstellar è una merda. Concordo anch'io che effettivamente parecchio noiosetto, secondo me. Ma è una merda, è manco noiosetto, è proprio una merda. Una merda, no, Andrea, mica, ma che esagerato che sei, figa, che fastidioso che sei. Un odiatore, Dio buono. Sì, sì, odio, va bene. I film, mamma cioè mia, i film. Ti giuro, a me Interstellar preferisco mangiare della sabbia piuttosto che rivedermi Interstellar. La madonna, che esagerato, cazzo. Interstellar, Daxi, io te l'ho detto che te dobbiamo parlare. Io e te siamo discordanti su molte cose, non va bene. Se vuoi ci incontriamo al famoso parcheggio dell'Esselunga. No, Interstellar non fa schifo, Andrea, dai. È un film che magari ha un ritmo un pochino un po' lento, ma fare schifo non sono per niente d'accordo. A cagare, fa. Altro che molti dicono che è meglio di Gravity. No, ma Gravity, ecco, avete... lì quello concordo anch'io che effettivamente. Portami il legno. Sto arrivando. Ne ho 50, basta? Non basta mai, non basta. Ne ho 50 più 30, basta? Che cazzo cos'è nel mercato? Vabbè, arrivo. Ah, c'è l'elmo di cuoio, me lo faccio. No, è mio. Ma che cazzo vuoi? C'ho i materiali io, è mio, ma cos'è? È mio, scusa, Guardate, no, ragazzi. Perché Interstellar e Gravity erano usciti. Gravity è uno dei miei film preferiti, per esempio. Interstellar e Gravity erano usciti nello stesso periodo. Gravity ha vinto 6 Oscar in un colpo solo. Interstellar manco uno, se non sbaglio. Bellissimo, bellissimo. Ma tunica di cenci, tunica di cuoio. Questa tunica di cenci la buttiamo via. Gravity fa cagare, ho letto bene. Gravity fa cagare. Ma per quest'odio lo crei tu, perché tu non crei un dibattito costruttivo. Tu parti con è una merda. Di conseguenza chi si sente insultato insulta poi il tuo prodotto. Dai, questo è internet. Se invece si parlasse e si comunicasse con la gente, basta dire non mi piace perché è diverso di fa schifo. Perché voi state di fa schifo, non capite un cazzo. Poi avete assolutamente ragione, perché effettivamente Interstellar è noioso. Interstellar non mi piace, Avatar 1 non mi piace perché sono una merda. Diverso. Ma tu sei una merda o il film? No, anch'io. Chiedo, non ho capito il... Però cioè, dai ragazzi, prendiamoci chiaro. Poi adesso sto facendo figa, cazzone, è un'ora che aspetto qui. Dove cazzo sei? C'è la casa che pare... Sono qui, mi vedi? Porca, la Sagrada Famiglia comunque costruita, è bellissima, no, vieni. Sto rifacendo imperfetta, quindi io la terrei così. Sì, ma non è ancora finta di costruire. Potrei lasciarla così e passare il mio progetto. Potrei morire e lasciare il mio progetto in mano a un altro architetto. Cerca un tram e fai la fine di Gaudì. Ancora dobbiamo costruire i binari, Andrea. Dammi tempo. I binari. Fai i binari, ho detto. Falli. Portami il legno. Cosa ne pensi dei non binari? Dei non binari. Quelli che dicono io sono un non binario. Preferisci la strada o il binario? Questo mi stai chiedendo? No, io parlo di quelli che dicono quelli. Dai, passami sto legno e basta cazzeggiare, dai. Non quelli, che chiamiamoli quell'asterisco, che dicono di essere non binari.
Aspetta, ce n'ho altro. Vieni. Vado a incipriarmi il naso. Ma dov'è che l'hai messo il legno? Te l'ho lanciato, quindi ce l'avrei nell'inventario. Sì. Non ce la faccio a passare, ragazzi. Non ci riesco. Allora, già sono pelato, però con l'elmo, ecco, non aiuta effettivamente. Non aiuta. Allora, ragazzi, la casa direi che l'abbiamo migliorata, perché così possiamo viverci dentro. È un grande passo avanti. Bravo, però io non voglio più vivere con te. Fammi un'altra casa. Guarda, lo sapevo. Lo sapevo, che poi voi ridete e scherzate, ma è esattamente così che funziona. Certo, stiamo spiegando con la nostra inventiva, la nostra comicità, come funziona il matrimonio, raga. L'uomo comunque la prende sempre in culo. Allora, aspetta che provvedo ai tuoi bisogni. Ok, siamo. Ad Axin c'è un non binario, non lo sapevo. Come ti senti oggi? Le due cose sono correlate, Daxin, quindi devi... Beh, però Andrea, ridendo e scherzando, guarda quanto spazio in più abbiamo. Possiamo mettere le casse qua. Non è vero niente. Possiamo mettere le casse, buttati nel fuoco. Ma non è vero niente, è tutto fake qua. Aspetta che ho un tocco di carbone, ce lo butto nella... Oh, miele, costruisco altro chi miele. Chi se ne frega del miele? Dobbiamo fare la fonda, Andrea, dobbiamo prendere i cuori di Starling, dai, su, per favore. No, in realtà dobbiamo farci l'equipaggiamento migliore. E per farlo ci serve il rame, quindi dobbiamo andare avanti. Dobbiamo trovare il rame, non i cuori. Andrea, non è che trovi il rame, devi... Ci il serve la carbonaia per fare rame. Ho capito, però i scheletri è un circolo vizioso, ragazzi. Dammi un elmo anche a me. No, te lo fai. Oh, quanta belle belle di sta cantando. Cazzo è un mercato. Quanta roba bella. Che cazzo era sta? Ancora. Che cazzo ha? Quanta roba. Ancora. Fermati. Comunque mi dovete spiegare per quale motivo non funziona il legno e funziona per forza il carbone. Ah, quanta roba di cervoi, scusa. La pelle sta per svenire. Mi sto sentendo male. Uno e qua non ce n'è. Dammela. Ma non è la pelle di cervo che ti serve, sono i ritagli di cuoio. Vabbè, io te li passo tutte e due, poi ci fai quel cazzo. Che è la pelle di cervo che mi serve. Allora, vabbè, uno. Non mi serve un cazzo se me ne dai solo uno. Gliel'ho detto. Ragazzi, io gliel'ho detto o no? Metto un po' di pietra qua dentro, che non si sa mai. Anzi, no, sì, è vero. Coca-Cola Light. Coca-Cola Light. Coca-Cola normale. Questo lo mettiamo qua, questo lo mettiamo qua. Gli ha fatto male perché ha cringiato. Quando dice aia perché si vergogna di se stesso. Questo è verissimo. Possiamo farci le frecce infuocate che secondo me fanno più danno, sai Andrea? Ah sì? Ne ho fatte ben 19. No, 20. Bravo, perché 19 mi triggera, porco demonio. Ne faccio altri 20, dai. E dammene un po' che non c'ho legno. Che cazzo vuoi? L'ho dato tutto a te il legno per le tue stronzate, dammi un po' di frecce. Non ce le ho più. Andrea, sono io l'arciere, tu non sei in grado. Ne hai fatte 14.000. Ne ho fatte 30. Tu vai. Dammene 10. Ma che cazzo vuoi? Tu fatti. Dammene 10. C'è qualcosa di libero? Come facciamo a prendere questo prodotto? Ah, a posto. Ecco. Vatte, essi, cretino! Vattene da lì che brucia le scale! Vabbè, ci sta. È incredibile comunque. E mi illumino d'immenso. No, non sopporto più. Ungaretti pensava a casa nostra quando ha scritto mi illumino d'immenso. Ma questa pala fitta, aspetta che la vado a sistemare, la vado a ampliare. Poi questo diventerà il magazzino palese, perché la vera casa, ragazzi, avrà un'altra struttura. Basta con questa storia. La vera casa avrà un'altra struttura. Ma che cazzo stai combinando? Ce ne andiamo. Che cazzo vuoi? Sto facendo le rifiniture. Ma in un gioco dove devi costruire, ma perché non costruisci? Devi costruire e non hai voglia di costruire. Certo. In un gioco dove non c'è da farmare, hai voglia di farmare. Un po' come quelli che vanno a vedere Avatar e non hanno voglia di vedere robe blu. Hanno voglia di guardare. Sì, però porco 2-3 ore. Ma che c'entra? Chi è? Ivi, grazie mille per essere saluto Valhalla. Thank you. Ah, ragazzi, vi, ieri molta gente si è sabbata, è stato incredibile. Però a tutti quelli che ci stanno accusando di truffa, il counter se lo vedete diminuire perché scadono le sub. Non è colpa nostra se sto cazzo di Volnan. No, ma ci siamo quasi, ragazzi, siamo a 1720,
Ma poi fa cagare, Bornan. Un po' come Avatar. Non sei d'accordo con me. Ho visto che ti sei fermato, quindi ti sei portato a C, infatti. 3 ore su Valheim, secondo me sarebbe molto meglio. Oh, a me non piace. Non piace, va bene, non piace. Andrea, non ma piace. Fai quel cazzo che vuoi, veramente. Fai quel cazzo che non vuoi. Piace, non piace, non mi piace. Fai quel cazzo che vuoi. Lo trovo un gioco stupido che ha un successo immeritato. Va bene, immeritato. Va bene, va bene, va bene. Meriterebbe molto di più Bendy. Fammi ammazzare, vai, che almeno mi sfogo un po'. Basta. Bendy invece sta deludendo me. Perché... latte condensato. Ah, è vero, c'è un dishing che tra me ed Action sul latte condensato anche. Vabbè, è diventata la live dedicata a Daxin e Andrea, il piccole sì. Avventure, perché a quanto pare... Daxin e Andrea hanno un nuovo canale. Che cazzo nuovo, ci nuovo fa canale. Qua la scala? Ah no, è una struttura, pensavo fosse una scala contro un albero. Allora Andrea, dobbiamo cercare sta cazzo di miniera. Io l'ho segnata lì, vicino al rame, ce la facciamo? Andiamo, vai, 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 che cazzo vuoi, vai. Allora, aspetta un attimo che mettiamo... Come faccio? Ah ok, ho messo le frecce di fuoco, buono. E le sparo. Allora, Bendy, per carità, facciamo una roba, Andrea, togliti i pantaloni. No, che cosa è? Togliti i pantaloni e dagli a me. Sta proposta indecente. No, togliti i pantaloni. No, no, no. Non me la sento. Togliti i pantaloni e dagli a me. Non me la sento. Hai rollato? Come ci fa? Benissimo, ragazzi. Noi siamo esperti di Valheim. Ha detto prima della live, ha detto mi sono rotto i coglioni di quelli che ci dicono come funziona il gioco. Mi ha visto rotolare. Come si fa? Dopo, non sto scherzando, 4 mesi che abbiamo giocato a questo gioco di fila. Non so come si rotola con la barra spaziatrice, no? Con la barra spaziatrice. Sei giusto o ho vinto? Sparato a caso. Comunque non stavo scherzando. Togliti i pantaloni, dagli a me. Perché no, sono io l'arciere, ho bisogno delle... Ma ce li hai i pantaloni, tu cretino? No, non ce li ho, Andrea. Sono... lo so. Non vedi queste cosce formose, dici cazzo. No, invece non sono leggings attillati. Non ho proprio tu i pantaloni. Stai a distanza, non hai bisogno di difesa. No, io non sto a distanza, Andrea. Io mi avvicinerò. Però salvataggio del mondo in corso, Andrea. Stiamo salvando il mondo. Tra 30 secondi l'abbiamo salvato. Niente, non si sa più che fine ha fatto il salvataggio. Però, ragazzi, abbiamo salvato. Importante. Ti piace camminare a piedi nudi sull'erba, Andrea? Sentire l'erba che fa... Ti ricordi le cicale, le cavallette sotto i piedi nudi? Ti ricordi le cicale, cavallette sotto i piedi? No, le cavallette sotto i piedi nudi. Un sonetto, le cicale, cavallette sotto i piedi. Incredibile. Un garetti ritorna sempre. Eccolo, mondo salvato. Sono delle risorse qua. Che cazzo è successo? Mi sono illuminato di immenso. Grande Ungaretti. Sempre per tornare sul pezzo. Allora, qui c'è il rame. Ma noi dobbiamo andare. Oh, ragazzi, da adesso si ricomincia. Da adesso si inizia la live. Pronti? Fumi. Dov'è il dungeon? Scusa. Il dungeon. Si dice dungeon, Andrea, per favore. Dov'è il sotterraneo? Che non sopporta l'inglese. Se lo facciamo insieme, sono usciti 2 funghi. Che bel bug. Cazzo, mi ha rotto il gioco, hai visto? Che figata. Allora, nutrisciti. Potresti mangiare ancora, sì. Ah, c'è dell'altro rame. Lì vedo del... Guarda che lo segno. Ah, ho capito, no, lì c'è la torre. Il rame 3. Dove cazzo erano sti scheletri di merda? Erano qua da qualche parte. Qua c'è ancora la torre. Ecco perché ci hanno inseguiti in 12, figa. Eravamo nel loro spawn. Ci sarà uno spawn, esatto. Ah, ma qua è dove siamo morti prima, quindi siamo vicini al dove dungeon. Dove sei morto prima? No, dove sei morto io tu. Io non sono ancora morto, Andrea. Vabbè, cagare. È qua, guarda, qua so dove. C'è dell'altro rame, aspetta che lo segno. Minchia, iniziamo. Sta facendo di tutto per non... Sta facendo di tutto per non avere le risorse per poter andare avanti col gioco, ragazzi. Preparatevi perché questa sarà la serie più lunga della vostra vita. Ho trovato la grotta, bellissima, tra l'altro. Bravo, segnala. Vado 4. Sprecando stamina, perché a quanto pare camminare in crouch consuma stamina. Non è che c'è il troll, sì, sai che è faticoso fare. Oh, ce l'hai dietro lo scheletro? Visto? No, non è che ce l'ho dietro, ho tutto sotto controllo. Tutto sotto controllo. Infatti. Vai, vedo. Madonna, dei treni. Ok, i treni sarebbe lancio. Stato figo, secondo me, come aggiornamento, sviluppatori, prendetelo in considerazione l'idea di prendere le armi dai nemici. Voglio mettere i treni. Sarebbe interessante i treni anche aggiungerli, perché comunque i treni sono belli. Entriamo. Silenzio.
l'oscurità ci avvolge. Camere funerarie. Ah, ci hanno detto che si può fare un falò dentro i dungeon, tipo da metterlo nella stanza principale così da avere della luce devastante. Bel falò, bravo. Bene, perfetto, così sappiamo, moriremo l'immediato secondo in cui butteci un po' di fuoco. Aiuto, mi sono parato con l'arco, un deficiente. Allora, tu attirali e io gli sparo, dai. Solito, solito sistema. Cazzo, sono sti suoni. Non lo so, Andrea, è finita. Vai, vai, fatelo. Bravo, bravo, brucialo, brucialo, mandalo nel fuoco anche. E sono tanti. Vedo quanti, però. Andrea, non... Andrea, vieni qua, dove vai? Salta, vieni qua tu. Andrea. Saltas. Di saltare, Andrea. Ok, ma uno sta andando, uno è morto. Ok, perfetto. Questa qua è una lamerata incredibile comunque. Ah sì, ma va bene, va bene. Va bene, non dobbiamo sprecare risorse. Hanno stamina, vai anche tu. Non è che ho scorreggiato, Andrea. Ho cercato di attivare l'abilità, ma il personaggio si sta menando tra di loro, sta funzionando. Che cazzo fanno? Che succede? Si sta menando. Ma lì c'è il fantasma, oh. Lascio lì. Ma c'è il fantasma, Andrea. Sembra un regolamento di conti della mafia. Hanno preso fuoco. Il fuoco gli fa un danno bastardo. Infatti, vedi, allora ha proprio senso. Tutto ha senso, a riposo. Allucinante. Vieni qua. Bravo. È un cimitero d'osso. È fuori. Ma perché sta picchiando? E che cazzo ne so io. Oh, Andrea! Scusi, ho paura che questi respawnino. Mi sa che c'è da qualche parte una sorta di... Mi sa che siamo qui a vita, bro. Andrea, te l'ho detto cosa devi fare. Basta. Ecco. Ma che stai facendo? Dai, che poi spreco le frecce di... Vabbè, tanto si bruciano da soli sti cretini. Si ammazzano da soli. Ma perché colpisce là lo scheletro? Che ne so, ci sarà qualcosa dall'altra parte. Secondo me impazzisce, non sa più cosa fare. Boh, via. Un altro. Ah, dice che è un gesto... Questo c'ha lo scudo del Perry. Dice che è un gesto di stizza il fatto che colpisca il muro. Ok, cerchiamo i cuori di Surtr. Eccoli qua, li ho trovati. Procediamo. Vai, prendi, piglia. Procedo. Ce ne servono 5, giusto? Yes. 1. Piglia. 2. Prendo anche l'ambra. 3, perfetto. Ma Minecraft dove? E 3. Io esplorerei dall'altro lato. Secondo me ce ne sono altri. Ho sentito suoni. Mi sto cagando. La mia schiena. Permesso, salve. Non si vede nulla. Non si vede. Bravo, accendi una torcia. Guarda, due dugonghi. Andrea, aiuto, non ci passiamo. Aiuto. Vai indietro. Oh. Stai insinuando che sono grassa. Non è oggettivo, occhio, non è un'insinuazione. Occhio. Ok, un altro. Una... Vai, fattelo. Fatti lo scheletro. Figa, ti ha preso? Come cazzo ha fatto? A me non mi prende, non so come. È esploso. Ci sono io in mezzo. Vai, prendi quello. Ah, la tua carne è debole. Un altro, fatte, ci vediamo tutti. Vai, sì, no, ma ce ne sono altri. Prendiamole più possibile, Andrea. Prendiamole più possibile. Perché non ti accontenti? C'è un avaro, c'è. Devastante. Esci. Guarda, poi dobbiamo tornare a prendere il rame. Quindi, comunque, a questo punto non facciamo 300 giri. Esploriamo, andiamo e via. I film degli anni 90, tipo La Mummia, che c'è quello che ritorna indietro per riprendere più oro e muore. Per salvare la donzella. No, qua ci siamo già stati. Dall'altro lato, dobbiamo esplorare l'altro lato. Dovrebbe accontentarci, ragazzi. Nah. Andrea, pigro nei dungeon. Ecco, è finita la torcia. È finita. E fanne un'altra, scusami. Eccola. Ah, ne faccio un'altra anch'io. Sai che forse... No, hai bisogno della workbench per farla. No. Sì. L'ho appena fatta. Ma sei un bugiardo, se. Ragazzi, io non ho parole. Un bugiardo, se. Vai, piglia. Aiuto, scappa. Cos'è stato quella? Il cameraman ha alitato sulle nostre nuche. Revenant. Cazzo. Revenant. Ecco, Revenant è un bel film. Prossima annunciazione agli Oscar, Andrea, voglio te. Vorrei prendere un cappone da Will Smith, la prossima annunciazione agli Oscar. Beh, cazzo, educativo comunque. Il famoso schiaffo educativo. Wow, dude. Questo, oro e mirra. Miele? Che cazzo è sta roba? Uno spazio, raccoglielo tu. Quante robe hai in tasca, Andrea? È un botto, cioè tipo un botto d'ossa. Andiamocene, perché ho come la sensazione che abbiamo risvegliato qualcosa. Roctulu.
Sai cosa sarebbe anche figo in questo gioco? Una modalità in prima persona. Ah, ho sbagliato. È no, bello, tipo nel dungeon così, perché è molto stretto. Ci starebbe, secondo me, passare alla prima persona. Ragazzi, l'hanno aggiunta, magari l'hanno fatto, io non lo so. L'hanno aggiunta, per caso. Premi la V. No, non... Allora. No. Sento però... di visuale. Vattene! Ho preso fuoco, niente, lascia stare. Lascia stare. Abbiamo tutto, ragazzi, è inutile. È buio, perfetto, è buio. È sempre notte, porco di dinci. Un animale, tra l'altro, scaltro. Porco di dinci, ragazzi, prometto, si nutre delle radici. Vi prometto che faremo il nostro ecodot, integrato ad Alexa, che a ogni ora della giornata con la mia voce vi scandisce, anche il meteo, tipo sta piovendo porco di, come ho detto l'altra volta, è sempre notte porco di inci quando arrivano tipo le 6, la vorreste l'integrazione al PC con la mia voce. Dobbiamo contattare Elon Musk, mi fino a 2-3 carte, ragazzi, e ci siamo per una nuova forma di tecnologia. Il visore di Iron Man, pensate, adesso avrà la nostra voce al suo interno. È morto Jarvis. Tony Stark, ma sti cazzi. Jarvis, Scopi TV, vedo la tua fiaccola in mezzo alla foresta, è molto romantica questa cosa. Seguila. No. Sei triste che non si possono bruciare le foreste in sto gioco? Cazzo, te lo è vero, ti ricordi la mia piromania centauri in tutti i survival che abbiamo giocato? Però era utile per certi aspetti, perché immaginati brucia... Ma sai che forse si può fare? Perché se noi bruciassimo un albero, dove potremmo ottenere direttamente il carbone? Fidati, non c'è il fire spread in questo gioco. Sta piovendo. Ecco, vedi. Seguimi. Lascia perdere i mostri. Non vedo un cazzo, non vedo. Vedo un troll. Come vedo un troll? Vattene. Non è il momento, Andrea. Non siamo abbastanza forti. E cioè Dragon Ball. Eh sì, non siamo abbastanza forti. Poi in realtà basta stare a distanza con l'arco. Ti dico di no, non siamo abbastanza forti. Quelle furono le sue ultime parole prima di essere mangiato d'altro. La foresta è talmente fitta che brucerebbe tutto. Dite? Non credo. Allora, il fire spread, se non sbaglio, i giochi dove io mi davo fuoco alla roba erano Icarus. Te lo ricordi Icarus? No. Il leggendario Wolf 28. Ah sì, Icarus era una roba allucinante quel gioco quando pigliava fuoco, sì, è vero. Poi c'era Don't Starve. Don't Starve, ancora peggio. E basta, mi sembra. Sì, giocavo con lui, ragazzi, era... Minchia, Minecraft mi dovevi nascondere l'accendino, i bambini. Vabbè, ma Minecraft si bruciano 2-3 alberelli, vaffanculo, poi il PC si spegne perché non riesce più a sopportare tale stress. Ma che nebbia! Mi vedi? Milano, sì, figa, vedo non si vede un cazzo, ragazzi. Accendila anche tu. Sono qua. Che meraviglia, seguimi. Sicuro che sia la strada giusta, non mi fido di te. Andrea, per forza. Questa torcia è finita. Questa notte nebbiosa con questi suoni mi ricorda The Forest. Si sta lanciando i sassi o sbaglio? Me ne vado. Se sei brutto ti tirano le pietre. Andrea, sei pronto a febbraio per The Forest? The Son of The Forest? Siete pronti, bestiace? Sì. Arriva. Sì. Ragazzi, non vedo casa. Non so a me spiace. A me spiace che la prima serie di The Forest sia andata persa. Cioè, i pochi eletti che l'hanno vista. Cioè, rimarrà nei ricordi di ognuno. Perché non c'è nessuna prova visiva di quella. Dove cazzo vai? Dai, dai, l'acqua una tavola. Vieni con me. Ci facciamo un tour. Morirai, no. Torna indietro. Non ci vedo un cazzo. Cazzo, è vero, no, morirò. Morirai, torna indietro. Ce la posso fare. No, ce la posso fare. Le sue ultime parole prima dell'affogamento. Oh, c'è un sasso, che culo! E mo? Sto sopravvivendo, Andrea. Un orso. Come, in acqua? Sì. Ah, sono i nanni che vanno... Aia, porco di dibba, basta. Son of basta. The Forest, ragazzi, dovrebbe uscire a febbraio, se non sbaglio. Dovrebbe, perché se, salvo rinvii, ennesimi rinvii, teoricamente. Però, perché no, insomma. È andato tutto liscio. La prima serie è stata molto bella, infatti questo tornare a casa di notte mi ricorda The Forest, te lo ricordi, gli alberi che parlavano. Ah sì, Tu che costruivi casa ogni 5 minuti. Quello è un vizio che non mi toglierò nei survival. Ma ragazzi, ma porca puttana, ma io posso costruire le cose? No. Un gioco dove si costruisce, questo gli dà fastidio che costruisco. No, le risorse servono. Ma è allucinante. Le servono io sono andato a vedere la sua partita di Minecraft, una tristezza allucinante, un buco con una workbench. Ma Cristo Dio! Ma non è vero. Ma gioca! Ma cazzo!
Io faccio lui, io faccio. Ma va a cagare, faccio cosa? Fa io faccio parte robe. Respirando. Ma smetti. Mi sono perso, mannaggia Dio. Segui la mappa. No. Se lo rinviano un'altra volta, mi sa che non lo vedremo mai. Allora è possibile. Ma che bella la casa così. È ovvio che non lo vedremo mai. Ma che bella la casa così. Casa questa nebbia, però non si vedono manco le torce. Esagerato. Senti freddo. Lo so. Vieni qua a scaldarti. No. Oh, aspetta. Quanto mi piace. Ho paura a nuotare con sta nebbia, non me la sento. Quando vuoi, Andrea, direi che abbiamo cibo a manetta. Ah già, devo fare la... Vabbè, ciapo sul cibo, ragazzi, costruisco la fornace. Costruisci, vai. La roba, così possiamo iniziare a farci il rame. L'era del rame è giunta, ci siamo. No, io voglio l'era del bronzo. Per quella devi aspettare. Sto nuotando, nuoto. Il corso di nuoto che facemmo fu così, proprio era esterefatto, felice di essere stato capace. Sto nuotando, nuoto e affogò. Ai nostri tempi, per insegnarti a nuotare, ti levavano i braccioli e ti lanciavano in acqua. Ai nostri tempi, sì, ce la faccio da olè. Non trovo il ponte, sto affogando. No, qua affogo. Quanto legno ho? Boom. Oh, signori, ci siamo. È fatta. Ora, da qui esce il carbone lo mettiamo qui e da qui escono i lingotti che tra l'altro dovrebbero già essere tre da qualche parte di là. E poi iniziamo a costruirci le spade e le armature. Finalmente. Ah sì? Oh, va che bello che si accende. Aspetta che arrivo nella costa più lunga di tutte. Ah, ma ne è un altro di carboncino, via. 79 frecce. Questo lo piazzo qua. Vado a metter via sta roba. Sta ingranando, ragazzi. Sta ingranando. Ce l'abbiamo fatta. C'è anche del miele, ma lo lascio lì. Ci aveva messo 10 live solo per farci la fornace. Stavolta solo 4. Ma è normale, pian piano. Ma è velocizzato il gioco. Secondo me hanno migliorato qualcosina. Qualcosina niente. Sono riusciti a migliorare. Niente, perfetto. Come non detto. Ma questo cos'è? Minerale di stagno. Ah, vuoi fare il lingotto di stagno raffinato? Se serve certo, farlo. Ci serve lo stagno per fare il bronzo. Ah, già giusto. Oh, Cristo. Allora, c'è ancora più nebbia. Che cazzo problemi hai? Accendi una luce, sono su uno scoglio in mezzo a nulla. Accendi la luce perché almeno mi oriento a nuoto. I sordi li mettiamo qua che ci serviranno per lo scambio di mercimonio con il nano. Di là a casa. Questo lo metto qua, perfetto. Così guarda che ordine, incredibile, perfetto. Oh, ok, adesso. Devo mettere via il rame, lo stagno e ci siamo. A posto. Che bello però, visivamente è bellissimo. Sì, la nebbia è affascinante, sempre. Concettualmente non vedo un cazzo. Ok, ho visto il ponte. Arrivo. Ok. Potrebbe essere l'aggiornamento di Mistlands, la nebbia, in effetti, adesso che ci penso. Perché così fitta non me la ricordavo. Bon. Però sta venendo carina. Vi sta piacendo, ragazzi? Mi gusta? Vabbè, sì, non si vede un cazzo, però. La cambieremo. Casa principale con tanto di bel... Magari ci facciamo una bella torre qua sopra. Che poi questa, ripeto, diventerà una sorta di magazzino. Lì facciamo il porticciolo. Quando avremo una barca. La barca ancora non ce l'abbiamo perché è inutile. Dal momento in cui è inutile usare una zattera del genere. Cos'è che serve per farci la barca pompata? Il ferro, I chiodi, se non sbaglio. Sì, il ferro. Ah, cazzo, ma dobbiamo farci la fonderia. Qua dobbiamo ampliare a sto punto per costruire per bene tutta la zona lavoro. Perché sennò è finita. So cosa fare, so cosa costruire e lo costruirò, ragazzi. Sono arrivato. E lo costruirò, allora. Allora, scarico un po' di merda e ci sono. Perfetto. Con lo stagno, che cazzo possiamo fare? Il bronzo si fa con lo stagno. Possiamo migliorare l'ascia di pietra di boh. Ah, ma possiamo migliorare le armi? Ma da quando sta roba? Possiamo potenziare a livello 2 l'ascia di pietra, volendo. È sempre. Lo faccio. Non ne avevo la minima idea, Andrea. Si può potenziare l'ascia di pietra a 3 per un danno
Beh, per cazzo, guarda che momento un botto la c'è dentro. No, ma lascia serve solo anche per la tunica di cuoio si può migliorare, credo. No, l'elmo di cuoio. Ah, ci serve una sedia. Che figata. Allora, miglioramento, perché abbiamo il banco di lavoro a livello 2, ok. E non sta roba non c'era. Io miglioro la lancia, allora. La lancia. Fatto. Anche l'asta allora. Ci sta, anche l'asta di selce ci sta, ma serve la selce, Andrea, non ce l'ho. Mi dai un po' di legna, per favore. E non ce l'ho, Andrea, l'ho finita. E l'ho usata per fare il carbone. Non c'è per nulla. No, però ci sei. Cosa dobbiamo costruire? Il lingo. Non mi ricordo più. Devo fare tutta la roba di bronzo. Allora faccio un po' di carbone anch'io, te. Sì, ma cosa ci. No, ho capito, ma ci serve la forgia, esatto. Ah, 6 lingotti di rame, 10 di legna, 4 di carbone, 4 di pietra. Figa, sarà impossibile. Ah, finito, lo porto lì. E allora, Andrea, qua dobbiamo fare una semplice cosa. Bisogna prendere un botto di legno e costruire la zona del lavoro apposta. Sì. Qua bisogna buttare giù tutto e rifare tutto da capo. Va fatta tutta qua. Su questo punto qua facciamo tutta una struttura per lavorare. Per forza. Vado a prendere il legno. Ragazzi, dai, fai partire un sondaggio. Dove volete? Dove cazzo volete la zona lavoro? Nell'angolo della forgia? Nell'angolo del molo, tra virgolette, o nell'angolo del cesso? Scegliete forgia, cesso e molo. Scegliete, votate. Devi darmi il tempo, non è ancora partito il cazzo. Attenzione, se dono leggono i messaggi. Oh, finalmente ci siamo. Un caro vecchio meme è tornato. L'avete capito? Devo donare per essere eletto, meme dell'anno. No, comunque, ragazzi, non leggiamo i messaggi. Lui non legge a prescindere, quindi tranqui, non sprecate soldi. Beh, il successo di Coop TV si basa su questo. Ma che cazzo c'è i peli sulla sigaretta elettronica? Perfetto. Ah, chi c'è di chi sono quei peli? Entro oggi, Andrea, fai sto. Allora, non parte il sito. Ok, è partito. Dove lavoriamo? Intanto vado a recuperare la legna, va. Entro oggi, Andrea. Ok. Entro sulla oggi, costa. Ancora lì sei? Minchia. Sull'isola. Vai, partito. Votate, o uno o due. Ma Andrea, ma dove fa. Erano tre opzioni, ne hai fatte due che non c'entrano un cazzo. Sulla costa o sull'isola? L'isola è la costa, cazzarola, è uno sputo di terra. Che cazzo vuol dire? Cosa votate voi? Non vuol dire una minchia, deve rifarlo, ragazzi, non ha senso. Che cazzo votate? No, non si rifarà, questo sondaggio è ineluttabile. Sulla costa vuol dire sulla terraferma, sull'isola vuol dire sulla casa, no? No, la cosa era farlo dal lato dove c'è il molo, dal lato dove c'è il cesso o dal lato dove c'è la forgia. Cioè, che cazzo di sondaggio è? Ma perché così sceglievano loro, il lato estetico, il villaggio nostro. Poi dopo quando faremo il server online bisognerà ampliare, no? No, non la voglio questa democrazia. Vabbè, allora ragazzi, scelgo io per voi, ho capito. Tanto lo fai sempre. Beh, perché loro effettivamente hanno un senso estetico osceno, però io comunque avrei chiesto la loro opinione. Beh, l'importante è darla l'opinione. L'ho ammattato. Zona molo. Questi alberi che stanno per nascere giovani li lasciamo qua. Juvenal li lasciamo qua. Butto giù sta roba. Il faggio. Via. Page. Via. Vattene. Poi faremo anche la città vicino alla costa, ragazzi. Amplieremo ovviamente. Poi. Ovviamente faremo un ponte dove sotto passeranno le navi. Cioè, voi non avete idea di che cosa voglio fare. Voi non avete idea. E l'ambiente cosa ne pensa di questo? L'ambiente. No, verrà devastato tutto. Verrà raso al suolo ogni cosa. La nuova Islanda. Che tra l'altro l'Islanda, ragazzi, aveva un enorme componente di boschi. Boschifera. Sono state tutte abbattute da quei pochi. No, no, non così tanto in realtà. Però quei pochi boschi che c'erano stati completamente abbattuti dai Vikinghi. Comunque la sua superficie era coperta in gran parte dai boschi, però i vichinghi l'hanno abbattuta tutta perché per farsi le navi. Per farsi il fuoco, per scaldarsi, perché giustamente. Ma non fa caldo. Adesso fa caldo per il surriscaldamento globale. Ma perché non mi prende più le robe da terra? Ah, perché sono un cretino, mi sono portato dietro. Aiuto. Andrea, devi prendere tu la legna. Ho fatto una cagata, perdona. Perché c'è uno che mi sta importunando. Ok. Figa, sono un deficiente. Dov'è la legna? È in giro, mi sono portato dietro. Questa è merda di cervo? Semi di faggio. Mangiali. No, mi sono portato dietro per errore la. Cosa? Il rame. Bravo. Ho 160 kg di rame in tasca. Sei bravissimo.
uno di quelli che strappa i fili. Andrea, sì, però sì, il sondaggio toglilo adesso. Ah, ti dava sito pure te, quindi. Eh no, una volta finito lo leviamo dal cazzo. Poi ovvio che la gente si lamenta. Allora rimane lì un quarto d'ora. Finish poll, ha vinto sull'isola comunque. E grazie, fin là. Per lavorare sull'isola. Ma come cazzo facciamo a lavorare sull'isola se non c'è un cazzo da fare sull'isola? Voi siete quei ragazzini di paese che non abbandonano mai i paesi per andare nelle grandi città. Questo che mi state dicendo. Oddio, è molto facile, ragazzi. Un'allegoria alla Sardegna o alla Sicilia, sto sondaggio. Non so che cazzo gli ha preso, ragazzi. Non ho insultato nessuno, ma perché sei così? Non ho insultato nessuno. Ha insultato me. Va bene. Ha insultato me. Proveniente dal mio paesello, dalla mia isola. Ho lasciato la mia zona di comfort per venire qua a cercare fortuna. E adesso sono stagia di casa. Ragazzi, non c'è più il sondaggio, basta scriverlo, perché sennò... C'è stato ancora scrivendo 1-2. No, stanno scrivendo chi 1-2 e chi toglie il sondaggio. Io non so se avete le trabecole o siamo noi pazzi. Potresti mangiare ancora, va bene. Probabilmente il delay. Vedete come gli dei mi arridono, mi hanno sollevato gentilmente con le acque per poter accedere meglio al passaggio per tornare a casa, è incredibile. Sì, ma come cazzo farli? Invece quello lì lo fanno attaccare dai mostri. Eh sì. Allora, sto portando il legno. Sto portando il legno, porto un fardello invece, Andrea, che è pesantissimo. Allora, posso continuare la mia opera qui? Allora lo costruisco qua, ragazzi, è su vostra commissione. Io faccio una cosa che non ti piacerà, ma è necessaria. Dica. No, non te lo dico, lo vedrai con i tuoi occhi. Basta che non sia qua nell'isola, poi puoi fare quel cazzo che vuoi. Poi non mi interessa più. Ah, te ne lavi le mani così? Sì, assolutamente sì. Allora, lavorazione, edifici. Qua, dov'è? Qui. Sto scivolando lentamente. La dolce collina erbosa, che fin di merda, mamma mia. Te lo ricordi? Anche quello l'abbiamo rovinato, ragazzi. Ma hai rovinato cosa? Sì, oggi tutti i film sono di merda. Non si sta fermo sto tizio, porca trota. Come frusciante. Dai, dove cazzo? Ma non è vero, ma perché parli? Ma la smetti di parlare male della gente e delle cose? Io c'ho molta stima di Frusciante. La smetti di parlare male della gente e delle cose? E della gente che sono cose? Basta. Non riesco a lavorare, non riesco. Attenzione, chiama il sindacato. E c'è l'acqua, come cazzo si fa a costruire delle fondamenta? Chiama il classico cantiere a Milano, chiama il sindacato. Ok. Porta il legno, mi raccomando. Ma i semi di faggio li posso seminare? Posso i semini? Ma che fine ha fatto? Ce li avevo in tasca, non ce li ho più. Qua intanto c'è del carbone. Via. Ok, sentite la musica di Valheim. Sto costruendo il ponte comunque. Ragazzi, non riesco a mettere la... Guarda, non riesco, non ce la faccio. Che cazzo ci fa un nano lì? Una porca trota. Allora, piano con le parole innanzitutto. Sono persone anche loro. L'ho ucciso, senza pietà. No. Ma perché sei così? Ok. Ma io gli ho ucciso. No, non riesco, non sta funzionando, Andrea, sto svenendo. Sì, ma non dirlo così che... Non mi sto incazzando come una bestia perché non riesci a mettere il pezzo di legno dove voglio. Lo so, anch'io. Ti sembrerà incredibile, ma anche a me. Oh, ce l'ho fatta, ho trovato lo schema. Basta, è fatta. Allora, voglio costruire... Che ride? Cosa vuoi costruire? Voglio allargarmi lateralmente. Sto ridendo perché fa cagare quello che sto costruendo e sto già pregustando la tua reazione, capito? Andrea, no. È incredibile. Ma non mi sto divertendo. Aspetta. Ma perché mi dovrebbe togliere l'inventario mentre nuoto? Ma che fastidio. Anch'io c'ho sto problema. Ma è una cosa angosciante che non l'ho mai capita. Sto gioco è una merda. Attenzione. Non ho più legno. No, non c'è più il banco di lavoro. Oh, ce l'abbiamo fatta. Ok. Non ci arrivo perché non c'è il banco di lavoro. Aspetta, devo costruire un banco di lavoro. Non mi sbiasci. Sto parlando da solo in questo momento. Sto parlando a nessuno. Allora, lavorazione. Lo metto qua, poi lo levo. Voilà.
Paris. Ok. Che senso di fastidio che vi danno le tavole, ragazzi, messe così, vero? Le lascerò così. Bello, beh, ci sta. No, mi turba, non ce la faccio, perdonatemi. Io sono come voi. Sono come voi, ragazzi. Ho proprio un difetto, non posso farci. No! Ci ho provato, ma poi non ce l'ho fatta. Non sale! Ok, ci siamo, con calma. Porca puttana, ok. Allora, dai una calmata. Ok. Volevo fare una roba rotonda, ma non riesco a fare una roba rotonda. Mi sarebbe piaciuto fare tipo una specie di piazza, di pezzettina. È vero che ti altera di più quando ti dicono calma. Forse sì. Forse ce la faccio, aspetta. Ce la fai? Un attimo, eh? Ce la fai se sei... No, non ci arrivo. Allora, c'è il mare gonfio qua, però. Non ce la faccio, ragazzi, però sarebbe stato figo. Costruire sta roba. E anche qua si sta alzando l'acqua, eh. Lo so, ma che quando poi ci sarà la marea alta, l'acqua sorpasserà il frangiflutti e si spegneranno le... Facciamo il pediluvio in casa, si riaccendono poi quando se ne va l'acqua, tranquo. Sicuro? Sì, ti ricordi quella che era buggata, che poverina, era più il tempo che era spenta che il tempo che era accesa, perché abbiamo sto vizio di merda di fare le costruzioni sull'acqua. Ma c'è un vichinghi. Sì, le palafitte, però. Vichinghi, dal greco vivi, quindi vivi, kinghi, re, vivi re, vivi come un re. Quello è vero, ma c'è un gen. Hai risolto l'arcano mistero. Che schifo di struttura, però a me funziona. Anche a me fa cagare. Ah, la tua o la mia? Ah, la mia. Ah, perché la mia mi sta dando fastidio. La mia invece mi sta piacendo da quanto fa schifo. Ma dove stai costruendo, funziona. Andrea? Lontano, tranquillo. No, sei in mezzo al mare. Che stai facendo in mezzo al mare? Non ti preoccupare. Tu non ti preoccupare. Che sta facendo sto qua, ragazzi? Non ti preoccupare. Che cazzo sta combinando? Ho paura. Allora, qua ci vorranno un po' di banchi da lavoro e di robe. Quindi ci vuole un tetto alto che va spiovente verso di qua. No, è il contrario, forse è meglio. Sì, perché dà fastidio agli occhi, altrimenti via. Ma perché non prende più in automatico le... Ok, così. Sembra riccio, sembra il lido di riccione questa roba adesso. C'è un pezzo storto, dove? Ma dove? Ma chi se ne frega, ragazzi. Ma come chi se ne frega? No, ma dove e come chi se ne frega? Ma dove sarebbe il pezzo storto, ragazzi? Pezzo... No, mi manca la legna. Vabbè, andiamo ad abbattere la casa di Andrea e torniamo indietro. Non ho fatto la casa, ho fatto il basso ponte. A sinistra, il pavimento. Ah, le assi al contrario ho messo. Guarda come trigger sta cosa. Ah, questo, cazzo, bravo, avete ragione. Vieni, ho fatto un ponte. Si è rotto il gioco, ho buttato giù un pezzo di legno e si è rotto il gioco. Cazzo, ho fatto succede? Un ponte devastante, vieni a vedere. Bravi, avete occhio, bravi. Ok, così. Che stai facendo? Vieni, corri. Cioè, vieni. Hai fatto un ponte dove c'era una lingua di terra che tipo... Cioè, io posso passare sul ponte tranquillamente qua a sinistra così. Non c'è la lingua di ma terra. Ma vieni, girati. Guarda che roba inutile hai fatto. L'hai lavorato mezz'ora, hai sprecato tutto il legno per sta boiata. Non è questo cioè, anziché il ponte. Fare il ponte qua dove non c'era... Ma non è questo. Guarda, ho dato una manata alla telecamera. Io mi devo incazzare come una bestia. C'era già sto ponte. Dov'è l'altro ponte che hai fatto? Dov'è? Qua più avanti c'era già deficiente. Qua l'ho fatto dove serviva veramente. Ma cosa serve? Che basta due gocce d'acqua che si è sommersi di nuovo. Senti, io. Guarda. No, non fare no. Te lo abbatto perché è veramente allucinante. Ma cosa serve? Guarda. No, lascialo, è la mia grande opera. Lascialo. È utilissimo. È utilissimo. No. È troppo utile. E poi quel ponte che ha detto che fa schifo l'ha fatto lui, quindi ci prendete conto. Pur di criticarmi, va a infamare il suo lavoro, cioè è incredibile. Però non l'ho fatto cosa. Io. Sì, l'hai fatto ma tu. Ma non è vero, io ho fatto il primo che c'era di là. Infatti, tu stai parlando del primo. No. Sì. No. Sì. No. Sì. No, tutta la live così, ragazzi. Guarda come abbiamo disboscato. Hai visto? Insediamento. Che insediamento. Che cazzo vuoi tu? Io torno a casa un attimo che cuocio il cuocibile, va?
Bravo, bravo, ottima idea. Io mangio il mangiabile. Un po' di mirtilli. C'è proprio l'uomo di casa, comunque. Olè. Mi mancano i troll. Dobbiamo farci la casacca di troll. Che poi l'armatura di troll non era neanche deboluccia. Riparava dal freddo, se non sbaglio. No, era quella dei lupi che riparava. Era quella dei lupi. No, sì, ok. Però c'era quella di troll riparava anche dal freddo. In piccola percentuale. No. Se non era. Due ponti su tre li ha fatti Andrea. E sono quelli che non servono a niente. Visto? Uno c'è una targa attraversare, cretini. Questa è esattamente la targa descrittiva che c'è sulle nuove costruzioni. Non so se è mai capitato nel vostro comune, nella vostra ridente città, vi è mai capitato di vederle, di vedere la targa descrittiva del progetto che stanno costruendo? Ecco, sotto, hai lasciato sotto la carne al fuoco, hai bruciato sotto, chi se ne frega, sotto, a me abbiamo più carbone sotto, sotto il suo progetto c'è scritto esattamente questa frase qui: due ponti su tre li ha fatti Andrea e sono quelli che non servono a niente. Incredibile. Incredibile. Incroyable. A me non interessa dell'estetica, mi interessa la funzionalità. Chi è? Che è sta musica? È pazzo, attenzione. No, sentite. È pazzo. Cambiato la musica? C'è sempre stata, in realtà. Basta, è ritornata quella normale. Che cazzo, è svenuto un attimo, per un attimo. Io sento sempre la stessa. Io sento due tracce audio distinte. È pazzo, ragazzi. Ma perché non mi prende più in automatico le robe? Ho schiacciato per errore qualche tasto che non mi fa picciappar su le robe in automatico. È pazzo. Ah, col tasto Q, guardate, schiaccio il tasto Q, guardate. Raccoglimento automatico si chiama. Raccoglimento automatico, maestro, come si fa l'hai disattivato. Ad enable e disable. Disable nel senso disabilitare il tasto. La V. Ah, raccoglimento, grazie. Oh. Ok. La fatica. La musica è troppo alta. Vabbè, io sto cuocendo. Ma hai vivo fame? O hai fame? Ho sempre voluto assaggiare la carne umana. Sarò sincero. Per curiosità. La mia. È legale come è legale come. Qual è secondo te la parte più deliziosa del tuo corpo? Poi tipo la gamba. Fa tipo sciobuco, secondo me. La gamba? Sì. Secondo me sa di culo la gamba. Io punterei alla ciccetta dell'ascella, che deve essere deliziosa. La nuca. Gli occhi. Le palle. Gli occhi da succhiare. Eccola là. Lo sapevo che arrivava a quello. Arrivava quello. Mi vedete ridere? No, perché sapevo al 100% che avevo detto le palle. Cioè, me lo aspettavo, è incredibile. Un bimbo. Che cazzo aspetti? Cosa ti aspetti da me? Cosa vuoi da me? Boh. E notte, mi devo dormire. Mi fai sapere che sei di culo. Ragazzi, il culo dove sta? Attaccato alle gambe, immagino che quindi. Allora, è una delle parti del corpo che suda di più sono le gambe. Stanno sempre sotto i pantaloni. Non ve le lavate perché fate schifo. Quindi voglio dire, cioè, soprattutto se è carne. Allora, mettiamo caso che io mangiassi la mia carne, conoscendomi che mi lavo soltanto i capelli, le ascelle e il pacco, tutto il resto uomo, si lava da solo. Sicuramente siamo già salati noi maschi, perciò a posto. Esatto. Un vero maschio si lava solo i punti strategici, cioè ascelle, capelli, testa e pacco. E dietro. Con la K, ragazzi. Tutto il resto in mezzo al tipo, quelli che dicono: io mi lavo anche in mezzo alle dita dei piedi. Ma non è vero. Ma non mentire a te stesso. Non è vero. Non è vera sta cosa. È falsa. No, andiamo a dormire, va. È falsa. L'ha già letto. Un bambino. Certo. Un bravissimo bambino. Non riesco. Ok, sono a riposo. Letto reclamato. Il culo no, non serve. Si lava da solo, sempre lì. Sogni di sederti su un prato osservando le nuvole in cielo. Il tuo nome non è niente, la tua mente è niente. Un tossico. Stavo leggendo qualcosa di effettivamente è figlio dei fiori, new ispirato. Age. Mi dai il legno, Andrea, per favore. Tanto a te non serve più, dai, è inutile che avanti costruire allora, una cazzata. Porta il legno la quella cazzata, ma come è una cazzata, non serve a niente quel ponte. Dai, sgancia il legno, veloce. Bravo. L'ho dato una ventina. Un po' poco. Va benissimo. Allora, così. Criscol le api. Criscol.
sta imparando l'islandese, ragazzi. C'è quasi Criscul le api, giusto? Poi questo troppo basso, credo. Però. Esatto, è troppo basso. È troppo. Eh no, questo è troppo sbagliato. Cosa. Troppo sbagliato. Troppo sbagliato, me l'hanno detto una volta. No, sto cannando tutto. Sto cannando Allora, gli alveari li dovrei mettere in una zona pianeggiante. Fai quel cazzo che vuoi e non sbaglierai. Metto qua dietro al chesh. Boom. Voilà. Ok, questo l'abbiamo fatto. Era perfettamente... Perfetto. Perfettamente perfetto. Perfettamente perfetto. Sembrano le recensioni che fanno... Le pancine su Facebook. Allora, questo... Così... Cos'ha? Ma che bello, sono dei semafori, non degli alveari. Sono dei semafori, Val. E non c'ho legna, mannaggia a te. Neanche io ce l'ho, Andrea, me la vai a prendere, per favore. Ehi, ma sono appena tornato. Vabbè, guarda, senti. Andrea, lo sai che devi lavorare. Ma io non volevo questa vita qui. Volevo fare la vita da mantenuta. Potevo aprirmi OnlyFans, vedi, lo sapevo. Allora, questo si mette di qua. Un attimo, devo replicare la stessa minchiata che ho fatto dall'altro lato. Ed è difficile. Buongiorno, Heim, esatto. C'è del senso in tutto ciò. Che bella sta passerella che fa tanto Ostia Beach. Guarda, non avevo dubbi che saresti stato compiaciuto del tuo lavoro mediocre. Questo così. L'importante è compiacerci nella vita. Ma guarda, questo è molto vero, ragazzi. Ascoltate il maestro. Perché faticare il triplo per una roba che faticando molto meno la fai uguale? È completamente sbagliato sto concetto, però va bene, ok. No, è verissimo questo concetto. Tanto tutti i vostri sforzi saranno dimenticati. Fra 100 anni non esisterete più. Basta. Non siete eterni. Basta impegnarci, non serve a nulla. È tutto inutile. Ho un requisito mancante. Vedi? È tutto. Dai, muoviti, Andrea. Cos'è questo patibolo qua? No, è il teatro, sto facendo il teatro, Andrea, ti piace? Si metteranno qua a recitare, la gente seduta qua sulla roccia, adesso vi faccio vedere, molto comodo. Abbiamo solo 2 posti disponibili, ragazzi, però è il massimo che possiamo offrire è questo. Ti siedi qua e ti guardi la recita. Quanto costa il biglietto? No, è gratis, questo è un paese che finché non abbiamo il conio, la pecunia, è tutto comunista qui per adesso. Non è come la scala, è cosa tipo 220. 220 euro a... Diciamo che è tutto del re. Allora, ragazzi, votate voi chi è il re. Facciamo chi è il re del posto. Dai, facciamo. Ma che cazzo di votazione è? Guarda che subito si caga. Votate, ragazzi, votate. Scegliete chi è il re dell'isola che abbiamo chiamato, non mi ricordo più, di Ghimir. Chi è lo jarl di questi della prima città, perché ne faremo 16, già lo so, ma questa è la prima città. Mio caro re, senza di me non può partire il sondaggio, come la mettiamo? E perché ti senti così? Hai paura? Ma a me va benissimo. Senza i tuoi sudditi non vale niente. No, aspetta, non posso farlo adesso perché sennò non riesco a fare. Sì, però Andrea, mi serve il legno, Andrea. È arrivato un attimo. O faccio il sondaggio e raccolgo la legna. Allora, io butto giù i ponti perché non servono un cazzo. No, butto sto arrivando. Giù questo ponte qua che non serve una minchia, ragazzi. Stai fermo, sto arrivando. Ha tolto il tavolo da lavoro. Arrivando e faccio il sondaggio. Guarda, sono così utili questi ponti, guardate che roba. Ma voi volete un sindaco così? Di mattina, vabbè, avete votato un governo che sta facendo lo stretto sul ponte. Sì, ma sicuramente non sarà un ponte del genere. Sarà inutile perché non serve. Ha rotto il cazzo, Mara Maionchi che consegna la centella di PlayStation. Allora, io ho visto la pubblicità di Mara Maionchi. God of War, l'hai vista che dice? Goforor. A me sta molto simpatica. Ma perché mettere i vecchi palesemente non hanno nulla a che fare? Con tutto rispetto per i vecchi. Cioè, non fa ridere, fa cringeare. Mi dai il legno, per favore. Ragazzi, fate così. Dai parenti a Natale, chiedete il legno. Esatto. Cosa vuoi, mamma? Serve del legname. Cos'è che vuoi per Natale? Il legno.
mi dai il legno. Comunque, per favore, io non sono d'accordo con questa votazione qui. È populista, squadrista e falsa. Votate. No, intanto non c'è, quindi non votano un cazzo. Dai, ma falla sta cazzo di votazione. Ma che. Ma che due coglioni. Sei noioso, sei. Sto facendo. Le sto facendo. È abbastanza legno. Ah, però aspetta, mi sa che servirà un tetto spiovente per fa- se ci saranno delle fiamme. No, però non credo. La fornace fa... La forgia fa del fuoco, no? No, no, no. Allora posto, fangulo. E non si leva dal cazzo, si è messo qua per rompere i coglioni. Sto facendo il sondaggio, non sto giocando. Allora, fa ho messo schifo, le maiuscole, fa. Ho messo le maiuscole al posto giusto. Fa schifo, sembra un pezzo di Lego, fa schifo. Va rifatto tutto. Non sono per niente soddisfatto. Io sono soddisfatto del sondaggio invece. Fa cacare. Andrea, che parere sincero, eh? No, a me piace, certo, sembra. Mica il senso estetico veramente, ma è una cosa allucinante. Dai, ma non si può guardare, ragazzi, fa schifo. Sembra un hangar per aerei, però non è male. Ti piace il sondaggio? Guarda il sondaggio. Type, no, e non si legge, perché non si legge? Cos'è che c'è scritto? Cazzo, l'ha tirato su Andrea, non riesco a leggere cosa c'è scritto. Andrea Ping secondo, Andrea Ping Dino. Attenzione. Andrea Ping è il vero re comunque. The True King. Però senza il sudito che fa i sondaggi, il re non vale un cazzo, guarda. Allora, credo che... Mamma mia, è proprio uno spirito libero. Ma credo che farò così, Andrea, rifarò il tetto ma un duale. No! Hai visto Andrea, che ti devi levare. No, seriamente, se no urlo e facciamo il vero content, eh. Cioè, ti devi levare dal cazzo, perché non posso costruire con te in mezzo ai coglioni in 5 secondi. Se no urlo come sei una donzella in difficoltà. No, se no veramente urlo dai nervi proprio. Mi stai girando ti devi levare subito. Che cazzo stai dicendo? Porca troia. Sto fermo, mi riposo un attimo, ho lavorato assai. Aia, mi fa male la testa, che cazzo è? Ah, è arrivato, aia. Ah, la vecchiaia. Basta sto sondaggio, lo levo, tanto non ha valenza alcuna. Che schifo, hai tirato su col naso nel momento perfetto. Non ha valenza alcuna. Sei i nerd che c'erano in... Sì, sì, sì. I nerd che c'erano in Shrek, quando andavano alla scuola. Mi hai fatto venire in mente loro. È proprio vero, aia, aia. Era comunque vero, era bella come struttura, non so perché hai distrutto. Faceva cioè, cagare, era... faceva vabbè, cagare. Ma smettila di fare il guarda. No, faceva veramente schifo, ragazzi. Non... Io odio le persone che sono sempre insoddisfatte. Io odio le persone, lavoro. Twitch, fa qualcosa. Vabbè, odio le persone in generale, quello è vero, però odio anche le persone che sono sempre insoddisfatte dai loro lavori. Tipo quelli che i secchioni della classe, oddio, non ho studiato un cazzo, poi prendeva sempre 10, ero io tra l'altro. Però mi sarà sul cazzo quel tipo di persona. Si guardava allo specchio, tu mi fai cazzo. Schifo. Porco Giuda. No, si è rotto il martello. E mo? Come riparo il martello senza il martello? È infinita. È proprio vero. Chi cura il dottore? Chi taglia i capelli al barbiere? Hai bisogno di qualcosa? Ti ricordate il periodo Covid quando il problema erano i capelli? E poi sì. C'era gente come me. Cioè io ero diventato Sirius Black, non ti ricordi? Sirius. Hai bisogno di qualcosa? Guarda, sto benissimo, grazie. Vuoi qualcosa di fresco? Vabbè, se fai un po' di cibo non sarebbe una cattiva idea. Ma altra legna anche non sarebbe una cattiva idea. Vado a prendere la legna, stavo già andando a prendere la legna. Proprio ancora prima... Un cervo è giunto fin qui, vedi che servono i ponti. Fa schifo, ragazzi. Vi piace così, ondulato anziché dritto? Dai, veloce, su. È molto giapponese. Sì, non è una live di Valheim, è un... No, una live di interior design, una live di interior designer. Sì, ni. Soi, eh? Meglio prima. Te lo ricordi, I'm from Brazil? Sì.
Racconta, spiega un pochino in chat, Andrea. Stavamo giocando a Warzone durante la prima quarantena. Eravamo chiusi in casa. Arriva uno che fa: "Hi, I'm from Brazil." Eravamo in pochi in chat, relativamente pochi. Arriva questo qua, si iscrive quando c'erano ancora gli alert per le iscrizioni. Ah sì, io sclero. No, non è che sclero, dice che cazzo me ne frega a me. E finisce lì, però faceva ride. Sinceramente, me ne frega un cazzo. Cioè. Noi in quarantena noi facciamo 80 persone comunque. Record. Il record è il picco era di 80 persone in quarantena. Ma a breve ci ritorniamo, Andrea, se continua così. Cioè, adesso quante ne faremo in quarantena? Almeno 2000, secondo me. Allora, tu dici la quarantena, ci ritorniamo. No, io stavo dicendo ci ritorniamo a 80 persone. Ma è ovvio, ma quello già nelle mie live le abbiamo associate. 80 persone, quindi. Sì, canale morente, ma è normale. Tutti i content creator attraversano quella fase lì. Poi arriverà la fase dove faremo i video sfogo, dove vi incolpiamo. Non è che è colpa vostra, ma... Giusto? Scusa, non stavo ascoltando perché sono concentratissimo sul creare, costruire, innovare. Comunque vabbè, ragazzi, lo sappiamo benissimo. Noi, ovviamente ci sarà gente che la prenderà sul serio ste cazzate che stiamo dicendo, ma lo sappiamo benissimo che non è colpa vostra. Vabbè, sì. Ma... È un calo fisiologico, è normale. Non mi orca puttana. Sì, è un calo fisiologico, le 50 pubblicità che ci sono in sto periodo. Ma esatto, più che altro è quello il problema principale. Volevamo parlarne bene al podcast al podcast di Natale, ragazzi, perché effettivamente parlare anche un po' dei social in generale, del destino dei social al cinema, del destino dei social in generale. Fare anche un dissing a Discord. Pesa 7 kg sta roba. Oh, così è molto più carina, dai. Da quel senso di respiro. Anche allora, no, così mi piace molto. Ma anche di più, il legno, bravo. Portami il legno. Ah, è vero, il legno, me l'ho dimenticato. Rendetevi... Ma hai messo le api? Eh sì, come hai detto. Ma hai detto metti dove vuoi, io l'ho messo dove voglio. Sì, ma le hai messe dietro il banco da lavoro, ma quando dobbiamo mettere le robe per potenziare il banchetto, dove cazzo le mettiamo? Ma non è per attaccare, ci serve spazio. Tu metti la roba più inutile, le api, dietro il culo. Adesso arrivo l'esposto, stai tranquillo. Ti fidi di me? No. Va bene, ma ti fidi del mio giudizio? No. Le peggiori bravate iniziano con la frase ti fidi di me, lo sai? No! Mi passi per favore il legno, Andrea. Arrivo, sto arrivando, ci sono i nani del cazzo. I nani ovviamente gogliardici. Mi spiace ragazzi, state assistendo veramente a una live di me che costruisco. Se vi piace mi fa piacere, io mi sto divertendo. Qual è il tuo problema nel survival? Non è un problema, è un diritto, io posso, lo faccio. No, non puoi. Non cadono i tronchi, che succede? Sto volando, ok. Aiuto. Se ti giri guarderai la foresta cadere su se stesso. Ma guarda. Due costine, okay, e via. Sto arrivando, bro. Che fastidio. Allora, qua abbiamo un foglio di faggio. Ah, ma sono questi i semi? Ah, i semi di faggio sono questi, ecco dove erano. Ma posso seminarli? Posso piantarli? Posso seminare i semi? Ma perché metti la hash finale tutte le però? È un corso accelerato di bubble di spagnolo, Andrea. No, serpentese, che spagnolo. No, ma The Sims, ragazzi, non mi piace per... Allora, mi piace The Sims come Sims concetto. No, The Sims sarà multiplayer... Ma non si può parlare, ragazzi. Non si può parlare. Vabbè, vai. Non posso parlare. No, non parlo più. Non parlo più, basta. Dillo. Volevo dire che The Sims... Non si può parlare. Non si può parlare. The Sims, ragazzi, per me è un problemino che cioè, non mi dispiace come gioco, sia chiaro. Però soprattutto con la moda della sessualità. Però devo essere sincero, non mi fa impazzire perché ha quel sistema. Cioè, mi piace costruire, ma c'è quel sistema economico del cazzo dove poi sei costretto. Cioè,
non lo so, a una certa ti ritrovi a dover usare i trucchi se vuoi costruire qualcosa veramente, perché altrimenti devi aspettare una vita per avere zero soddisfazione, come la vita vera. Però Modern Lode è la base dei trucchi, però non due palle. Modern Lode, che vuol dire lode la mamma? Sì, è il trucco per avere 50k. The Sims 4 fa abbastanza schifo, non lo so, è un gioco... The Sims 4 è bello se con i DLC e le mod. Da solo fa cagare, però è free to play, ragazzi. Sto aspettando il suo ritorno, guardando l'orizzonte. Guardando lo schifo che ha creato questi tre ponti che sono scemi. Basta, così, lo chiamiamo villaggio tre ponti. Sai che non è una cattiva idea, ricambio il nome. È Taverna Tre Ponti. E cambio il nome, Isola di Gimir, mi spiace. Via. No, ho sbagliato. Che cazzo sta succedendo? Località bassa, località tre ponti. Ma il nome è vero. Ma tre ponti con due P tutto insieme? Sì, tre ponti così. Tre ponti. Modena Pomo, la città balsamico di Modena Tre Ponti. Sembra un pezzo di aeroplano quello che ho costruito lì, ma non importa. Beh, proprio vero, è proprio di design incredibile. Comunque sto arrivando. Grazie. Vedi, grazie ai ponti faccio prima. Sei contento? Tanto ti chiamo. Guarda che scappa dalle salamandre ormai. Non... È un drone quello? Hai costruito un drone, Andrea, o un gabbiano? Cos'è quella roba lì? Un drone. Cazzo, la tecnologia dei vichinghi era avanti, anni luce. I have arrived? Che cazzo succede? Sei tu che hai sussurrato. Andrea Ping, mi hai fatto sboccare. Pensavo fosse entrato un altro Andrea. Nel gioco. È entrata Andrea Ping, hai visto? Dai, muoviti, che ore sono? Dai, sono già le 23:05. Allora, sgancia sto cazzo di pezzo di legno. Vattelo a prendere. Come mi diverto. Questo slancio di emozione trattenuta proprio. Come mi diverto. Che cazzo, splash. È incredibile. Bello, cioè, fa più schifo di prima, era meglio prima comunque. Grazie. Te lo giuro, era meglio prima, vero ragazzi, era meglio prima. Sembra un pollaio adesso. Esatto, è esattamente quella l'intenzione allora, che volevo il senso che volevo dargli era questo, Andrea. No, dobbiamo fare la forgia, quindi che schifo. Che schifo. No, vabbè, no, ci sta. Cazzo ride. Ho visto tutto il processo creativo. Effettivamente fa cagare così. No, va bene. Allora, ci servono 6 di rame, allora, 4 carboni e PP. Va bene, ragazzi, sta roba la faremo la prossima volta, eh? Aspetta, l'alveare lo metto qua, guarda. No. Però dove cazzo li metto? Ma andava bene di qua. Dove erano qua? Andava bene. Piazza Alveare si chiamerà, dai. Piazza Ape. Fanno cagare qui in centro. Ma dobbiamo per forza metterli qua, non li puoi mettere sulla costa. Eh no. Ma poi uno attaccato all'altro così, ma che schifo, madonna. Ah, così, ti piace? Guarda, no, non mi piace per niente. Che disgusto. Vabbè, ragazzuoli, abbiamo costruito anche il capanno per gli attrezzi, qua poi ci metteremo la forgia. L'avete voluto voi, che l'avete votato voi nell'altra live di potenziare casa. Sì, esatto. Ma si potrà mettere la forgia qui o crolla tutto? No, più che altro dobbiamo continuare a potenziare e fare finché non... Sì, no, crollerà tutto, Andrea. Finché non abbiamo abbastanza materiale per poterci potenziare e andare a esplorare gli altri dungeon, perché poi dobbiamo fare il secondo boss. Però voglio capire, più che altro, con la forgia dovrebbe sbloccarci la barca nuova, l'altra nave. I chiodi, più che altro sblocca i chiodi, che con i chiodi... Allora, c'è la pila di monete e la casta di monete, fighissimo. Wow, Aspetta, facciamoci... Si può fare un tavolino al volo? Siamo il re dei goblin. L'arredo, voglio... No, non possiamo farlo ancora il tavolo, perché altrimenti facciamo un tavolo con le caste di monete, una sopra l'altra. I miei soldi. Qua, la contabilità. Sembra un po' la casa di negozietto di Scrooge, che proprio entri... Sì. Venige Scrooge. Aspetta che riparo... Ho ucciso. Ok, a posto. Boh, ci siamo. È fatta, ragazzi. Mi siedo qua a guardare ciò che abbiamo costruito, se riesco ad entrare in casa. Ok. C'è gente che preferisce il mio gusto per l'estetica, il minimal. Il brutto ma funzionale, capito?
come la PS5 è brutta. Ma che bello, ma questi scorci, quale altro gioco li regala? Allora bestiacce, mi raccomando, per chi sta andando, buonanotte, domani c'è l'Horror Night, siateci con Ciuciu Charlie, sarà una serata bella, pregna e impegnativa. Andiamo avanti anche in quell'altro gioco meraviglioso che Andrea immagino non piaccia. E invece per chi rimane adesso le consuete chiacchiere. Callisto va a cagare. Sai che lo sto rivalutando Callisto effettivamente. Un po', non è che fa cagare, cioè pensavo molto di è mediocre, più. È mediocre, è pieno di bug, è pieno di la trama è inutile, cioè no, praticamente la trama è inutile, non sono d'accordo, però cioè, effettivamente... è banale, capito, è proprio inesistente, inconsistente. Fai una votazione da 1 a 5, dai, da 1 a 5, tanto li puoi fare adesso 5. Da 1 a 5, votate. Uno, ovviamente dovete votare 2 per il 5. Iale, grazie, è stato un piacere. Buonanotte. Bello il wall text di saluti. Che chat educata che abbiamo. Su The Sims 4 si può costruire con i soldi infiniti, senza trucchi. Semplicemente non ci butti una famiglia, puoi costruire tutto ciò che vuoi. È capito. Ma non è vero, ragazzi, prima o poi finisco in soldi. Sì, vabbè, ma ha capito, ma il senso, cioè io quello che intendo dire io è, mi piace l'idea di costruire casa per il mio sim, che poi è funzionale alla vita del sim, però il problema è che rimani bloccato lì. Comunque stavo dicendo, in The Sims 5 forse lo faranno online, cioè che noi siamo nella stessa partita con il nostro sim. Wow. Capito? Cosa intendo? Possiamo fare la casa degli scapoli. No, ma The Sims 5 non mi interessa per un cazzo. Cioè... Ma invece? No, invece un cazzo, non mi interessa. Non mi... No, invece. Non mi interessa. Non ha... No. E niente. Andremo avanti così finché non direi sì. Vabbè, non... Che è sta roba? C'è della musica. Allora, stai si vincendo. Sente? Sentite, stai ragazzi, vincendo la musica è il 3, quindi diciamo medio, è un po' medio, Callisto. Ho comprato dei Sims in sconto, poi sono venuta a sapere che pochissimi giorni dopo l'hanno fatto gratis. Per informarvi, ragazzi, si sapeva da un anno che doveva uscire gratis. A me, francamente, ripeto, tolta la parte di costruzione, The Sims dopo un po' annoia, soprattutto il 4. Per me The Sims parte... 2 è l'unico The Sims che vale la pena giocare. The Sims però 2 c'è da dire che mortale, The Sims 4 con le mod supera di gran lunga tutti gli altri The Sims. Allora, tutto, sì. con le mod, cioè la mod, la... Sì, ma The Sims 4 effettivamente c'ha un bagaglio di mod che ti permettono di trasformare in un gioco della Madonna. Perché è il più nuovo, quindi i modder lavorano su quello. Posso però una domanda? Sims... No. Certo. Prego, certo. Prego, certo. Prego, faccia. Cuffie. Ah, ma vi interessa quale delle cuffie volete sapere? Le mie o quelle di Andrea? Le mie sono quelle della... Non me lo ricordo neanche, sinceramente. Comunque allora, c'è avete delle comodissime cuffie usate qua che potete vedere di 10 anni distrutte della LG. Ah, io ce l'ho dell'Elgato. E poi abbiamo delle bellissime cuffie LGBTQ+ dell'Elgato di Andrea, con tanto di lucina. Così siete contenti. A breve anche le orecchiette verranno aggiunte al... No, io le volevo comprare, così posso fare... Ma tuo padre che pensa la sera quando ti sente fare questi suoni? Non lo so. Riporterai Bending? Certo che lo riporterò. Ma perché ci sta leggenda che non finiamo i giochi? Perché è vero. Perché non li finiamo. Tutte le leggende hanno un siamo, fondo di verità. Ragazzi, noi siamo veri, sinceri, ci fa schifo non portiamo più. Esatto. Ci sta a iniziare un gioco e fa cagare, solo che molti di voi si affezionano poi a quella saga lì. Tipo questo. Avete visto quello che è successo con Cavill? Non fa più Superman, lo so, l'hanno prima buttato fuori. L'abbiamo parlato ieri, sì. Prima l'ha sbattuto fuori da coso, cioè si è ritirato da The Witcher e poi l'hanno licenziato nel ruolo di Superman. Boh, andrà. Ci stava come Superman lui, però. Come ipotizzava Andrea, la prossima carriera è quella dello streamer, perché probabilmente andrà a fare quello, non sapendo più. L'OnlyFans. L'ultima spiaggia. Comunque, state dicendo che Callisto è un gioco da 3. 3 su 5. Quindi medio. Minchia. Un gioco medio. Vabbè, ma è molto. Cioè, secondo me è mediocre come gioco. Cioè, mi aspettavo molto di più. Cosa avevano detto? Quadrupla, il gioco quadrupla di Sony, hanno un po' esagerato secondo me. Le cuffie di Dino hanno quel colore vintage che ci piace e non hanno più colore, hanno perso. Sono quelle della Logitech che ho anch'io, tra l'altro. Che sono ragazzi, queste cuffie qua non costano un cazzo, 36 euro, funzionano da Dio. Ma le mie funzionano meglio. Le tue funzionano meglio? Che cazzo vuoi che ti dica? Bravo. Le mie vuoi vedere una prova, da Dio, non costano una prova. Devo vedere una prova del potere di queste cuffie. Sì, che se ti togli le cuffie riesci anche a sentirmi, bravo. Mi sbiglia.
E se per questo io con un tasto ti posso mutare. No, non puoi farlo. Non puoi farlo. Stai parlando adesso. Non stai parlando. Adesso sì. Comunque me la mi sono levata perché a me queste cuffie da gaming del cazzo da un fastidio. Porterò i Detroit Became Human, già portato. Per me il gameplay di Callisto è tanta roba. Non sono d'accordo. Cioè, nel senso, ha un sistema di combattimento innovativo legato a dei tasti del cazzo, fatti malissimo, perché se l'avete provato magari potete confermare che l'idea di pararsi con lo stesso tasto con cui ti muovi per me è una stronzata, così come schivare e tu contrattaccare. Sì, la cosa anche del contrattacco è carina, che quindi ti dà il colpo gratis direttamente sul punto debole del nemico, ci sta, però sto notando una roba, siamo a metà storia, i nemici sono sempre quelli, di nuovo abbiamo appena incontrato i ragnoni, però e più che altro il gioco ha questo senso di guidato devastante, all'inizio ti dà una bella carica emotiva, ti dà quel senso di survival con le animazioni e tutto che mi piaceva un casino. Pian piano sta scemando, però, perché cioè, sta diventando... non basta un graficone. No, sai cosa mi sta dando? Che senso mi sta dando? Lo stesso senso di Dead Space. Beh, cioè quel... Il gioco era quello alla sì, fine, no, cioè. Era quello, però mi sta dando quel concetto di linearità, di survival esplorativo. Dead Space ha una storia 10 volte più affascinante. Questa e è ripeto, molto... sì, ma grazie al cazzo è una trilogia. L'altro è un gioco appena uscito. Anche Dead Space 1 ha una storia figa, anche solo il primo gioco. Capirai, sei incastrato in una nave, c'è un cazzo di marchio, la gente si muta. I necromorfi. La madonna, che storia affascinante. Dai, su, è perché c'è tutta la trilogia dietro che gli dà qualcosa in più. Qua non sappiamo ancora un cazzo. Siamo incastrati dentro un carcere, ci sono dei mutati, ci sarà un marchio anche qua. Sarà la stessa cazzo di storia. Magari è lo stesso universo. Magari è lo stesso universo ambientato in un altro posto. No, non penso allo stesso universo perché non sono necromorfi quelli di Callisto. Però, no ragazzi, di Evil Nun non l'abbiamo accantonato, è 14, lo facciamo appena raggiungiamo i 1000-1200 sub. Per quelli che hanno detto, però, visto che perdendo sub non saremo mai in tempo per riuscire a arrivare a 1800, no ragazzi, perché basta mezzo secondo e Twitch ce lo dà come obiettivo completato, quindi basta che alle 3 di notte Paolino, il 1800esimo sub, ci scrive che pum... obiettivo completato. Appena riacciniamo la live c'è scritto ore, obiettivo completato. Che fatica li volando 3 ore. Sarà faticoso, ragazzi. Io vi invito ad iscrivervi su Instagram. Se venite da TikTok, fatevi Instagram se non l'avete. Iscrivetevi a Instagram. Perché lì, ragazzi, rimanete informati su tutto. Che robe che su TikTok non vi possiamo dire. Perché TikTok è diventato un magazzino di clip. Non è più, non ha altra utilità se non quella, quindi è giusto per farsi 4 risate, ma tra l'altro non stiamo più caricando con la stessa costanza di prima perché stiamo facendo sempre gli stessi titoli e questo è un problema. Dobbiamo cercare un attimino di variare, dall'anno prossimo sicuramente ci saranno dei cambiamenti anche per quanto riguarda questa cosa qui, ragazzi, avremo cambiamenti, cioè il canale verrà completamente cambiato, pian piano, in piccole cose, però gli diamo proprio un'aria fresca. Poi non ci mettiamo a fare recensioni di tutto. No, no, siamo sempre noi, facciamo sempre le stesse robe, però diciamo sarà più interagibile con voi, saranno più robe, vogliamo ospiti, vogliamo fare dei podcast fighi, vogliamo fare... Una strada contenutistica migliore, diciamo. Sì, vogliamo evolverci un pochino, il gaming rimane la cosa principale, però vogliamo arricchire un po' il tutto e ovviamente anche dal punto di vista proprio di contenuti sulle piattaforme social vogliamo mettere un po' più roba, perché TikTok... O dipendenti dall'algoritmo su YouTube, dipendenti. Sì, no, si è dipendenti per forza, perché sei costretto a fare quel cazzo che vai. Non è la parola giusta. No, diciamo è che giustissima, perché sei costretto a fare quella roba lì. Perché se tu non fai quella roba lì, il tuo video non gira. Quindi sei costretto a mettere quegli hashtag e fare quella roba lì. Ops, grazie mille. Gibello, grazie Isabello per la sub 1725. Ma l'ha fatta Ops la sub. No, ha regalato a Hobbs. Ah, ok. Il giabello ha regalato. Vedi, tu non hai l'occhio del moderatore. Terrore di Matilda, esatto. Se non fai trend non concludi nulla. No, non è questione dei trend. Primo ospite è Mike Shosha. Mike Shosha è sotto Arcadia come noi. Però io l'ho scoperto alla Games Week. Vi spoileriamo qualcosina. L'abbiamo ipotizzato prima di iniziare la live. Allora, siccome abbiamo incontrato Andrea dell'88, ci ha fatto molto piacere alla Milano Games Week, ci piacerebbe giocare insieme a lui. Poi, se gli va, assolutamente, se gli va, ci piacerebbe averlo ospite a un podcast dove parliamo del mondo videoludico e di quelli che sono i cambiamenti del suo genere preferito, che francamente non lo conosco. Piacerebbe capire un po' se magari gli piace, cazzo ne so,
gli horror, oppure se gli piace i GDR, quello che è in generale, sempre nel mondo dei videogiochi, come anche si può applicare magari la conoscenza, la scienza, se il videogioco può insegnare secondo lui, insomma, determinati tipi di robe. Sarebbe veramente figo fare una roba del genere. Quello vogliamo puntare a quella strada contenutistica lì, qualcosa di un po' più interessante, ragazzi, perché dopo un po'... Non dico che diventa brutto, ma diventa un po' una routine fare e rifare le stesse cose. E non dico che la passione cambia, ma ci sta a cambiare, perché le cose che non evolvono muoiono, giusto? No, ma non è tanto per la routine, è tanto per voi, ragazzi. È proprio un contenuto per voi, è roba per voi. Perché noi, francamente, lo dico tranquillamente, ci metteremo un cazzo a fare quello che fanno un po' tutti i canali. Vuole fare solo Horror Night. Esatto, fare soltanto Horror Night, fare soltanto quel gioco che tira, fare soltanto il contenuto che piace, interessa a al pubblico che generalizza, non so parlare, fare solo quello e basta. Prediction al collegio. Veramente ci basterebbe poco. Però a me e a lui non piace l'idea di trasformare il canale. Ci piace la nicchia horror, però non vogliamo che sia solo quello. È già tanto che la facciamo 3 volte a settimana, che potrebbe anche risultare molto eccessivo da un punto di vista. Vabbè, non tutti sono horror. E anche perché in questo periodo stanno uscendo solo quelli, ragazzi. Una quantità devastante di piccoli horror, anche interessanti, quindi ci sta a portarli. Poi comunque in generale, appunto, noi vogliamo spaziare, fare il gaming a 360 gradi, ma che non implica soltanto il videogioco, cioè videogiocare, implica anche discutere della nostra passione. Cultura nerd, anche fumetti, film, serie TV. Collegio con cane pazzo, ecco, perfetto, quello intendevo, cioè basterebbe veramente poco, anche se però c'è della genialità dietro il buon... dietro le reaction le reaction al collegio nello specifico. Mi ricordo quando ci fu la diatriba con Cosoli, come cazzo si chiama, con il Masseo, mi fece molto ridere. Lui lo disse tranquillamente: ragazzi, a me fa cagare fare sta roba, lo faccio per soldi, perché? Se mi pagate lo faccio, e la gente l'ha pagato. Ma è un ragionamento che è sensato secondo me quando è un certo tipo di community, quindi... No, perché alla fine se fai 3000 spettatori a reaction e ti fai più di 1000 sub a sera, ha senso dal suo punto di vista. 3000, ma tu vedi quanta gente c'era? 20.000 passa per soldi, erano numeri a caso. Perché per il collegio Masseo c'ha tanta di quella gente, poi mi sono abituato a numeri molto, molto più alti di 1000 e di 1000 asce. Va benissimo, perché così spezzate la monotonia dei soliti canali. No, vabbè, ma non è per essere diversi dagli altri, ragazzi. Quello che vogliamo fare noi è quello che fanno anche gli altri canali, solo che vogliamo farlo anche una noi. Una cosa che piace a noi vogliamo fare. Vogliamo sperimentare, vogliamo dare un contenuto un po' più ampio a voi che si guardate. Non solo gaming. No, ragazzi, il problema di internet, vabbè, poi ognuno ha la community, ognuno poi deve essere consapevole anche della community che ha. Però il problema di internet è che se magari io dell'Italia, non lo so, se magari dici apertamente che fare una cosa la fai per soldi, a quanto pare sei un venduto, fai schifo, però in realtà sinceramente non è vero, ragazzi. No, ma aspetta, questo la passione gratis non esiste. Cioè, no, alla no, fine... ma aspetta un attimo, questo concetto secondo me non c'entra un cazzo con quello che stavo dicendo prima. L'hanno criticato perché lui ha detto che fa le live del collegio solo per soldi, ma è normale che le fa solo tutti. Non l'ha criticato nessuno, il concetto era che io sono d'accordo con lui. A lui l'hanno criticato. Sì, sti cazzi, chi critica una roba del genere non ha senso secondo me. Vive in una delle favole. A parte che lui vive di quello in generale, sei streamer, fai quello, vivi di quello, non è questo la cosa che il punto focale è che con una community del genere che non permette a una certa, secondo me, perché siamo sempre lì, che non permette di spaziare, di fare, ma che ti permette facilmente di arrivare al soldo, ok, capiamoci, ti adegui alla fine e lui dice: sentite, dato che mi rompete i coglioni questo collegio, dato che non volete vedere altro se non il collegio e i soliti tre giochi, a questo punto faccio questa roba qua. Lui fa quella roba lì. Se volete, pagate. Ma è anche la stessa cosa di FIFA. Lui ha detto: a me FIFA fa sclerare, mi fa star male, mi fa bestemmiare, mi fa incazzare. Però è di tendenza, io lo faccio perché lo volete voi. Cioè, poi io sia chiaro, non lo seguo e non so, magari ha cambiato opinione. Io parlo di tempo fa, quando si fece sta roba. Poi non da questa polemica, esatto. Anche perché poi secondo me fai le robe anche senza passione, contro voglia. È un ragazzo molto 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 intelligente, perché magari molta gente lo conosce solo per le live, per alcune clip decontestualizzate, lo vede sempre come quello che bestemmia, quello che urla, ma in realtà è un ragazzo molto molto intelligente, secondo me. Ho visto alcuni suoi ragionamenti, molto intelligente, che bestemmia e urla.
No, perché magari qualcuno lo bolla come un ragazzo che fa dei contenuti trash che bestemmia e basta, ma dice ma di contenuto non è niente perché solo quello può fare, ma in realtà non è vero. È un ragazzo che ha dei ragionamenti veramente consapevoli. È un ragazzo molto sensibile, sì, è molto sensibile. Questa community nasce con i gameplay, quindi andrebbe disabituato. Ogni streamer ha una community aspetta. E se costruisce il streamer fa... Sì, no, ma infatti noi non abbandoniamo i gameplay. Infatti, ragazzi, non abbiamo detto che abbandoniamo i gameplay. Rasputin, non poi in realtà nel nostro piccolo, non dico che succede già, ma nel nostro piccolo alla fine si vede anche in un canale medio piccolo come il nostro la discrepanza di numeri tra un Horror Night e magari una sera un po' più tranquilla come questa. Questo è in piccolo come funziona una community, ragazzi. Che ci sarà sempre il grosso della gente che ti segue solo sul contenuto che il contenuto che ti ha reso più virale, che sono Horror Night nel nostro caso. Si varia, si spazia. Io ripeto, non lo conosco e non so cosa cambia. Oggi ho fatto 400 ore di gioco su Valheim. Bravo. E complimenti. Ma la varietà di content fa benissimo a tutti noi e a voi, poco da dire. È quello. In realtà dipende, secondo me, perché la varietà va definita, perché o fai tante cose, ma le fai tutte in modo superficiale, oppure fai una cosa e la fai bene, perché alla fine ci sono canali tipo un canale di pro gaming su un solo gioco avanti per anni su quel gioco. Però sì, no, ma infatti allora io concordo, cioè dipende come vuoi farti il canale alla fine, ragazzi. È anche vero che se tu inizi a fare quella roba lì e continui a fare quella roba lì, non puoi lamentarti che la gente ti conosca per quella roba lì. Nel senso, fino a una certa, io posso capire tutto quello che vuoi, però è difficile disabituare l'utente al Masseo che bestemmia se lui non fa altro che bestemmiare nelle sue live. Non è solo quello, ovviamente, però il concetto di base è quello. Perché è vero, cioè non è che c'è tanto da fare. Ora, lasciamo perdere, non mi voglio focalizzare sulla bestemmia perché sti cazzi, non sto parlando di questo. Io sto parlando in generale la figura dello streamer. E quello che vogliamo fare noi è spaziare. Poi, detto ciò, quel ragionamento che fece lui sul se mi pagate lo faccio, lo posso condividere se è applicato a un tipo di community che effettivamente straccia il cazzo, perché straccia il cazzo, allo streamer di turno che vuole quella roba lì. E che quindi vuole solo quella roba lì. E quindi a sto punto, a una certa, mi trovo davanti una persona che dice: senti, che cazzo vuoi che ti dica? Questi lo chiedono, io glielo faccio. È un lavoro. È un lavoro. Molto semplicemente. Perciò lo capisco e ti dico: va bene, fallo. Hai tutto il diritto, hai tutta la mia stima nel farlo. Hai creato un personaggio, hai creato un copione, un personaggio, è quello. Aia, mi scrocchia l'anca. Infatti ciupa Cippino dice: ma voi quando sbagliate non tirate Madonna assurda e spaccate tutto in sua data gratis, perciò non è questione di lui, si mostra così. Ragazzi, ma lui ha creato quel personaggio, poi non so se lui è veramente così, non lo conosco nella vita normale, non so se lui è veramente così, però in alcune live dove si parla tranquillamente l'ho trovato un ragazzo molto intelligente, un ragazzo come tutti in realtà, cioè non l'ho trovato quello che magari sembra in alcune click che si vede su internet, dico solo quello. Poi noi, l'abbiamo sempre detto, cerchiamo sempre di essere noi stessi in live, quindi... Noi non bestemmiamo, cioè, non siamo mai stati due persone che bestemmiano a comando, cioè è proprio una roba di carattere. Andrà facile in sto periodo, effettivamente. Ce l'ho facile quando è contestualizzata, ma anche tu quando ti incazzi te la tiri una bestemmina, ma io dico la bestemmia come la virgola, quella dico io. Vedi, quello è anche veneto, quindi c'ha nel sangue. Penso a Marco Merrino, che è un genio, ma le sue live sono un po' me. Daxin, io non seguo non ho mai visto una live di Marco Merrino. Marco Merrino va a cavare. L'ho sempre seguito su YouTube. Il signor Marco è un genio, è un classico genio folle, va capito, secondo me, Marco Merrino. Quei contenuti che fa, con le foto che fa, soprattutto. Dino, Netflix fa il film di Bioshock, incredibile, ma ne parleremo la prossima volta, sempre che sia necessario farlo. Però vabbè, il Masseo è intelligentissimo, non lo seguo, attenzione. La bestemmia come intercalare, ce l'ho troppo facile la bestemmia. Io parlo di uno streamer, all'inizio seguivo, mi piaceva, però boh, ora non più. Dipende, ragazzi, magari crescete, cambiate pure gusti, è normale. Lo youtuber che si sposta su Twitch, parlo con Daxin in questo momento, sono due cose diverse, cioè. Non tutti gli youtuber sanno fare Twitch, diciamolo per no ma o viceversa. Io sono incapace su YouTube. Se mi dite fai un video
con una lista di robe da dire, cioè con una scaletta, non ce la faccio. Lui uguale, ci abbiamo provato, è difficile. Abbiamo dovuto prenderci non il siamo, non riusciamo a editare, non riusciamo a ricordarci le cose, è un delirio, non riusciamo a recitare davanti alla telecamera. Siamo abituati alla naturalezza della se live. Se ci dici fai una live, ti dico va bene, facciamo una live. Sono due mondi diversi, con due modi di due approcci completamente diversi. E quindi io Marco Merrino l'ho visto, lo conosco su YouTube, ho visto qualche spezzone di live qua e là sui social, ma sinceramente non credo che la live non rappresenta come veramente una persona, così come YouTube non rappresenta come veramente una persona. È ovvio che quando sei davanti a una telecamera cerchi di esaltare te stesso, tirare fuori il peggio o il meglio di te, dipende da che personaggio vuoi fare. Esasperare un concetto fa parte della esasperi te stesso, perché devi intrattenere e interagire le persone, ed è tutto normale. Poi c'è chi invece se ne sbatte i coglioni e la stessa cosa che fa. È così anche nella vita, non lo so, ma è raro il caso in cui ragazzi era 100% anche così. Noi il fatto di esasperare alcune cose, tipo il fatto che continua a dire che Avatar c'è una merda, non è che lo penso veramente, mi fa schifo Avatar, stavo scherzando, come per esempio vi faccio, ma in realtà l'ha detto più volte. Beh, no, mi faceva ridere il fatto che continuasse a dire che faceva schifo Avatar e lui si incazzava. È quello l'intrattenimento. L'intrattenimento per te, a quanto pare. Sì, sì, mi piace farti incazzare. La mia missione. Comunque, Dark Bloom ci dice: ragazzi, ma durante il giorno cosa fate? Curiosità. Niente. Lui. È proprio vero. Siamo dei nulla. Fai proprio vero. Parla per te. Porca troia, che io già tanto se trovo il tempo per cacare. Parla per te. Niente. Tu faccio, non fai un cazzo. Facci cosa facci? Ma non ho capito. Tutto. Io leggo Telegram, leggo tutte le robe che scrivete su Telegram. Sabaku è una mosca bianca in questo senso. Rasputin, assolutamente, è una mosca bianca. Sei sempre su un mare di merda, però è una mosca bianca, effettivamente. Mare di merda inteso il mondo del gaming, non il suo contenuto. Però sì, quello sì. Anch'io ho notato una certa. Ma perché Sabaku ha fatto la paraculata, vi spiego. E la genialità del suo content, dal mio punto di vista, adesso che io adesso recensisco i content creator, dal mio punto di vista, che ho sempre usufruito sia dei suoi video che delle sue live ogni tanto, lui è nato per fare le live, cioè ha questo intrattenimento fin dall'inizio e ha trasformato tranquillamente, riusciva già a trasformare tranquillamente un video lungo, una live lunga, un montaggio lungo in un content che si poteva. Hai fatto montaggi troppo elaborati anche nella prima Anima Oscura, parlava, si incespicava all'inizio perché non era ancora abituato, ma era una presa diretta alla fine, non c'erano tagli incredibili. No, ma che dissing, è un apprezzamento, è esattamente il contrario. Stiamo dicendo la sua paraculata, il suo fulcro di contenuto, è che lui è perfetto per le live. Quindi lui ti può andare avanti a parlare ore e ore di una cosa, che è esattamente quello che vuoi in una live, perché vuoi ascoltare una persona che parla, dice la sua su un argomento, poi ti puoi essere d'accordo o no, può interessarti o meno, però generalmente è quello che devi fare. E poi gioca in un certo modo abbastanza professionale, con un approccio, forse anche troppo dal mio punto di vista, professionale ai giochi, anche quelli che magari non richiedono tutta sta Splatoon. Esatto, tutta sta strategia, però chi se ne frega, il concetto è quello, cioè ci sta, quindi lui è proprio nato per fare sta cosa, quindi ottimo. E si abbina tranquillamente a YouTube, perché poi YouTube è la sua fonte principale di intrattenimento. Della professionalità non la mettiamo in dubbio, ma nessun content creator la mettiamo in dubbio, perché ragazzi alla fine non si può mai sapere cosa fa un content creator dietro le quinte. Ragazzi, Daxin, ma quanto è stato bello, stavamo facendo la live di Splatoon, entra Sabaku, a un certo punto inizia a parlare ma ha fatto che pare da ridere sta cosa. Secondo me era una battuta, non era mica tanto una battuta, secondo me si stava veramente cercando di capire questo. Stavano giocando insieme, a un certo punto entra per dire cos'è che ha detto, sto cercando di capire la proceduralità, stavo cercando di capire se gli schizzi di Splatoon di vernice sono procedurali. Questo è stato, cioè siamo stati quel minuto di silenzio lì a cercare di capire se fosse serio o meno. Secondo me era serio, stava veramente cercando di vedere se c'era uno schema differente in come le gocce cadevano. Eccellente. L'ha fatto anche in Bloodborne col sangue e quindi dei nemici. Perché non farlo anche su Splatoon? Bestiacce, fate i bravi, fate i buoni, ci vediamo domani con Ciu Charlie. È stato un piacere, spero vi siate divertiti. Io da Jimmy Milione è tutto. Io e il buon Fabio ce ne andiamo. Buonanotte ragazzi, fate i bravi, fate i buoni, grazie per tutto come al solito. Ci vediamo. Andate a vedere Avatar 2 poi mi dite. E se è bello? Niente, mi ritirerò nel mio antro, avrò sbagliato.
E se è brutto? Avrò avuto ragione, come al solito. Come al solito. E se è bello?